Volume d'onda. Segnali musicali e notizie nella notte. Un programma ideato e condotto da Rudy Siri e Stefania Nicoletti. Buonasera, buonasera a tutti quanti, bentornati qui a Forme d'Onda, la seconda puntata della ottava stagione, dell'ottavo anno di Forme d'Onda. Come sempre, buonasera da Rudy Siri e da Stefania Nicoletti, buonasera a tutti. Eccoci qui, allora Stefania, anche stasera abbiamo con noi Gigi Moncalvo e lascio subito a te la parola, introduciamo insomma la puntata di stasera. Sì, questa sera l'argomento principale, perché penso che poi ne svilupperemo anche altri, perché insomma ci sono anche tante altre cose di cui parlare, quindi magari faremo domande poi a Gigi. Però l'argomento principale che volevamo trattare è un'intervista che è uscita qualche giorno fa, venerdì precisamente, sul Corriere della Sera, un'intervista a il fantomatico Lapo Elkan, che noi abbiamo nominato tante volte in questa trasmissione con Gigi. Avevamo fatto una puntata su di lui anche l'anno scorso, quando ci fu quell'episodio strano di quell'incidente che pare abbia avuto Lapo. Dico pare perché c'erano molti dubbi su quella vicenda, a dicembre dell'anno scorso in Israele. E quindi avevamo già parlato di lui e avevamo parlato comunque tante volte degli Elkan, della famiglia Agnelli. Sapete benissimo che insomma Gigi su questo è un esperto per i libri che ha scritto e che ricordiamo sempre si possono trovare sul suo sito, anche su Amazon, credo che si trovino anche andando direttamente su Amazon, poi casomai ce lo dirà lui. E comunque questa intervista a Lapo, dove dice molte cose, soprattutto parla della madre Margherita Agnelli e ne parla in modo non positivo, direi, perché dice che la madre è una persona autodistruttiva, che ha una visione distorta della questione dell'eredità. Poi casomai Gigi ci riepilogherà tutta la questione, certo. Sì, dell'eredità. Io comunque consiglio agli ascoltatori e chi non
conoscesse questa vicenda o a chi non avesse ascoltato le puntate che avevamo fatto sugli agnelli, che appunto ci sono delle puntate molto interessanti in cui Gigi ci aveva spiegato tutta la questione dell'eredità e di Margherita Agnelli, che è stata praticamente tagliata fuori dalla famiglia, da questa nuova versione degli Agnelli, che non sono più Agnelli ma sono Elkan, come abbiamo detto tante volte. Quindi mi ha colpito questa intervista, l'ho segnalata subito a Gigi e lui ha detto ok, ne parliamo giovedì. Quindi a te la parola a questo punto, Gigi. Bene, prima di tutto buona serata a tutti e bentrovati. La domanda d'obbligo è: spero stiate tutti bene, e questo se può confortarvi nella parte del Piemonte dove io vivo e quindi sta passando le ultime ore prima del coprifuoto e prima del lockdown che comincerà tra poco, se può confortarvi posso dire due o tre notazioni. E voi per fortuna vivete in regioni arancioni, non so, gialle, qui invece regioni rosse. Allora, la cosa confortante è questa: sono passato in auto davanti a quello che è l'outlet più grande d'Europa, quello di Serravalle Scrivia, in provincia dell'Alessandria, io abito da queste parti, e vi posso dare una notizia confortante. Nonostante tutti i negozi fossero chiusi, tutto il personale fosse stato messo in libertà e questi negozi non devono riaprire, non si sa per quanto tempo, stavano allestendo, decine di operai stavano allestendo gli alberi di Natale. Quindi si tratta di l'outlet fa le cose molto in grande, il primo outlet d'Europa, quindi stanno allestendo gli alberi di Natale. Quindi evidentemente, dato che la MacArthur Glen, questa società inglese che gestisce anche centinaia di free shop negli aeroporti di tutto il mondo, è una società che bada molto ai quattrini, evidentemente loro sanno che a Natale non ci sarà il lockdown, anzi prima di Natale, perché loro vogliono che i clienti tornino ad acquistare prima di Natale. Quindi da una parte si era a poche ore dall'inizio di questo lockdown piemontese, dall'altra alla MacArthur Glen stavano allestendo gli alberi di Natale con le luminarie, mentre in tutti gli altri negozi, non dell'outlet ma della città, la gente affollava. Addirittura sono andato per comprarmi della mete da schiuma da barba in uno di questi negozi acqua e sapone, c'erano delle grandi ceste dove venivano regalati alcuni prodotti non di altissimo prezzo, ma venivano regalati, quindi c'era scritto servitevi da soli, tutto questo è gratis. Questo è la vigilia del lockdown qua. Costruiscono centinaia di alberi di Natale, vabbè, costano, luminari eccetera, tra l'altro i negozi regalano cose perché dice qui siamo per chiudere. Allora, comunque, allora questo così come testimonianza. Vi volevo anche dire, se qualcuno interessasse, che il vaccino anti-influenzale è arrivato. Dopo una settimana da quando mi avevano fissato l'appuntamento hanno richiamato dicendo alle 5:30 io ho fatto il vaccino anti-influenzale, già che c'ero gli ho detto ci avete anche quello anti-pneumococco? Sì, ce l'abbiamo, allora facciamo anche quello lì. Quindi sono riuscito a fare due, non al prezzo di uno perché era gratis. Adesso incrociamo le dita. In cambio non c'era il mio medico, ma c'era una giovane e brava dottoressa, perché il mio medico è malato di Covid, quindi questo è il quadro della situazione. E nel suo studio dove mi hanno fatto queste due iniezioni all'avambraccio c'era la fotografia del medico che ha un bambino, una bambina di 1 o 2 anni, quindi da una settimana malato di Covid, e quindi questo è il quadro della situazione generale. Adesso arriviamo al signor Lapo, che c'entra anche lui Lapo, perché Lapo appartiene a quella categoria di persone che amano l'Italia, indossano il boxer tricolore, mettono la mascherina tricolore, hanno scritto nel tatuaggio sul braccio viva l'Italia, made in Italy, sistema Italia, facciamo sistema, l'Aps, la fondazione eccetera, però il lockdown se lo fanno all'estero, se lo fanno tranquillamente all'estero in qualche località. Attualmente lui dice di essere
in Israele. Perché? Perché c'è un qualche cosa che sta succedendo. Adesso poi parleremo di questa intervista. Perché parleremo di questa intervista? Perché questa intervista è in aperta contraddizione con quello che lui ha detto su molti punti non più tardi di 3 settimane fa alla signorina Berlusconi, cioè alla signorina Toffanin, scusate, la compagna di Pier Silvio Berlusconi, e verissimo. Quindi noi abbiamo 2 documenti inoppugnabili, l'intervista televisiva a Verissimo e l'intervista su carta stampata sul Corriere della Sera, a distanza di un paio di settimane, in cui possiamo vedere che questo signore cambia idea spesso su vari argomenti. Prendiamo il più banale, ma non certo banale, dalla Toffanin. Lui aveva detto 20 giorni fa, a proposito di questa sua nuova ragazza, fidanzata, chiamiamola come vogliamo, portoghese, aveva detto che era la donna migliore del mondo, non aveva mai trovato una donna così è preziosa, una donna così è piena di qualità, di requisiti, una donna con 2 palle quadrate, ha fatto dei rally, eccetera. Però di fronte alla domanda della Toffanin, allora progetti di fare un figlio con una donna così? No, dice, no, un momento, prima di fare dei figli, no, sono ancora lontano da questa cosa. Invece dobbiamo dare una bella notizia a tutti gli ascoltatori: 20 giorni dopo, non si sa se sgridato dalla portoghese per quella affermazione e neanche ringraziato per quello che di positivo aveva detto, Lapo ha cambiato idea, adesso vuole fare il figlio con la portoghese. Quindi nel giro di 20 giorni in televisione, no, non voglio fare nessun figlio neanche con la portoghese, che è la donna migliore del mondo che io abbia mai trovato. 20 giorni dopo, non si sa se redarguito violentemente dalla portoghese, ha finalmente detto, ma un figlio con la portoghese lo farei. Vabbè, vedete, questo è un modo per significarvi la costanza, la coerenza, la linearità di Lapo in tutte le sue cose. Allora, dall'intervista con Candida Morvillo si capisce chiaramente una cosa, e si capisce soprattutto il ruolo della portoghese. Voi direte, ma questo è gossip autentico? No, 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 bisogna vederle bene le cose, perché i ricchi drogati hanno dimostrato e stanno dimostrando attraverso la testimonianza di Lapo, che emerge da questa intervista sul Corriere della Sera, che siamo a una nuova evoluzione per la guerra alle tossicodipendenze, a condizione di avere molti soldi in tasca. Quindi si passa dal CERT, quello del recupero dei tossicodipendenti, si passa dall'ASL, si passa da Muccioli, si va a San Patrignano, si va in un rehab, anzi Lapo dice di averne girati una ventina di rehab, quindi avendo egli sui 44 anni è una bella media, quindi diciamo che ogni 2 anni va in un rehab, supponendo che abbia cominciato a 20, ma oltre a il CERT, l'ASL, i centri di recupero, il rehab, il San Patrignano, eccetera, adesso per i ricchi drogati c'è un rehab personale rappresentato da una deliziosa fanciulla, in questo caso portoghese, che anziché chiamarsi infermiera, assistente, recuperatrice, riabilitatrice, chiamatela come volete, si chiama fidanzata. Quindi c'è adesso l'ultima frontiera del ricco drogato, è di avere una ragazza che anziché chiamarsi infermiera col camice bianco viene presentata come fidanzata, come ex rallista, eccetera. Per fortuna questa signorina portoghese è un dirigente della Croce Rossa portoghese e quindi è un'infermiera con dei requisiti, quindi ha studiato, ha fatto, eccetera, e ha come paziente un unico paziente, un ricco paziente, uno che ti permette anche di fare una bella vita, perché ti porta delle feste, ti porta in situazioni in cui vieni ripreso dai fotografi, dai telegiornali, eccetera. Quindi abbiamo questa presenza, abbiamo l'infermiera personale al posto del rehab. Il rehab è una cosa vecchia ormai, anche i rehab costosissimi, il rehab nelle Alpi, il rehab negli Stati Uniti, il rehab in California, no, no, in Arizona, tutta roba superata.
l'infermiera personale, vai a chiamare l'infermiera perché sennò la si sminuisce. Allora, l'Apo nel corso di questa intervista ha delle parole terribili nei confronti di sua madre. La addita come una donna avida, come una donna assetata di denaro, come una donna che lo ha abbandonato quando lui aveva bisogno di una famiglia, di affetti, quando lui è stato abusato. Ecco, apriamo una parentesi. Questo continuo sbandierare, sono stato abusato, io so che cosa significa essere abusato, io non ho mai trovato una persona, tantomeno magari una ragazza, e ce ne sono molte, che issino la bandiera e girino le trasmissioni televisive dicendo io che sono stata stuprata, io che sono stata abusata, io che sono stata violentata, io che, cioè, non sono tutte d'aria argente come Asi Argento quando parla di Weinstein, per le ragioni che ben immaginiamo e che sappiamo, eccetera. Qui siamo di fronte a uno che due per tre dice io sono stato abusato, io so cosa significa essere abusato, eccetera. Allora, non dimentichiamoci che esiste ormai nella giurisprudenza una tradizione, una consuetudine, un principio per cui se tu dici di essere stato abusato, nel momento in cui vieni sorpreso, ad esempio, da un pusher mentre stai acquistando della droga, vieni sorpreso mentre hai in casa degli stupefacenti o delle altre sostanze o delle pasticche o degli acidi, mentre tu stai commettendo qualche reato di tipo penale legato alla droga, ebbene, nel caso tu venga arrestato, denunciato o processato, il fatto di essere stato abusato ti consente una grandissima attenuante, che è quella di non finire in carcere. Ecco, io da giornalista, da uomo, da cronista che ne ha viste tante, cronista con la C, con la come iniziale, non tronista, quello della De Filippi, perché qui quando mi chiedono ma tu cosa volevi fare da grande, io gli dico il cronista, nei giornali volevo fare il cronista, cioè volo basso, e tutti capiscono che ho sbagliato tutto, perché avrei dovuto dire volevo fare il cronista dalla De Filippi. Il cronista è chiaro che è molto più, perché il cronista poi va al Grande Fratello VIP, il cronista è adorato da signorini, il cronista, naturalmente il cronista è uno disprezzato. Beh, allora chiudiamo la parentesi. Se uno viene arrestato, denunciato, coinvolto in vicende che riguardano droga, stupefacenti per uso personale, detenzione, spaccio, acquisto, eccetera, commercio, ha una grandissima attenuante qualora dimostri di essere stato abusato, poiché non finisce in carcere. Ecco, quindi non vorrei che l'Apo mettesse le mani avanti dicendo, ripetendo, sono stato abusato, io che sono stato abusato, io so cosa vuol dire essere abusato, io chi sono. Anche perché ricordiamolo come nasce questa storia dell'abuso, che periodicamente, anzi da un po' di anni, non veniva tirata fuori dall'Apo. La storia dell'abuso nasce per la prima volta in una intervista che la famosa Beatrice Borromeo, una delle croniste inventate da Michele Santoro, Beatrice Borromeo sul Fatto fece un'intervista, sul quotidiano Il Fatto, fece un'intervista a Lapo in cui Lapo diceva di essere stato violentato ripetutamente all'interno del collegio dei gesuiti che egli frequentava a Parigi. Ora, che cosa è successo? È successo che quando tu dici una cosa precisa, devi stare attento, perché se questa cosa non è vera, se questa cosa è falsa, tu vieni smentito. Probabilmente lui ha detto, ma io dico i gesuiti, tanti gesuiti non fanno mai smentiti. Invece nella prima storia, per la prima volta nella storia dei gesuiti, il giorno dopo questa intervista sul Fatto Quotidiano, dalla sede centrale generale mondiale dei gesuiti è partito un comunicato
nel quale si diceva che presso nessun collegio dei gesuiti, tantomeno in Francia, negli anni indicati nell'intervista, esisteva un collegiale, un ospite, un iscritto che si chiamava Lapo Edward Elkan. Quindi Lapo è stato violentato in un collegio dei gesuiti senza mai essere stato alunno dei gesuiti, tantomeno in Francia, tantomeno a Parigi, tantomeno nel momento in cui. Quindi hanno smentito i gesuiti, figurate il loro principio, la loro regola è silenzio assoluto, specialmente in vicende scabrose, ma probabilmente in epoca di chiesa, di pedofilia, di congregazioni religiose, meglio sempre mettere un argine prima che una cosa continuamente ripetuta poi diventi verità. Quindi i gesuiti hanno detto: non abbiamo mai avuto tra i nostri ospiti, nei nostri istituti, nei nostri collegi, tantomeno in Francia, tantomeno negli anni indicati in questa intervista, un allievo, un alunno, un convittore, uno studente di nome Lapo Elkan. Quindi ergo questa smentita significava che lui, ammesso che sia stato abusato, non lo è stato certamente in un collegio dei gesuiti quando aveva 18 anni, perché non è mai stato in un collegio dei gesuiti, punto. Allora, Lapo in questa intervista del Corriere, apriamo delle parentesi ma le chiudiamo sempre, Lapo in questa intervista del Corriere ha delle parole terribili nei confronti di sua madre, ha delle parole tremende: è lei che ha spaccato la famiglia, è lei che non vuole che ritorni la pace in famiglia, è lei che ha distrutto, ha fatto implodere questa famiglia. Insomma, Lapo lancia delle accuse tremende a sua madre, e non è la prima volta che lo fa di nuovo, lo fa ripetutamente, lo fa intensamente proprio in questo momento, perché sua madre non si arrende e dopo la morte di Donna Marella, la vedova di Gianni Agnelli, la nonna di Lapo e di John Elkan, la mamma di Margherita, che cosa succede? Succede che questa guerra per il patrimonio è ripresa, ed è ripresa in modo violentissimo. E ancora una volta ce l'hanno proprio come vizio di famiglia, tutto si basa su una eredità, su un testamento che non c'è, su dei beni che si trovano all'estero e che sono stati portati all'estero per fare una cosa poco commendevole: non pagare le tasse, evadere il fisco. Perché mentre con la mano destra la Fiat per anni e anni e anni, per oltre 50 anni, con la mano destra ha preso soldi dallo Stato, ha portato via soldi allo Stato grazie a classi politiche complici e inette, con la mano destra ha portato via soldi allo Stato italiano e con la mano sinistra non ha restituito questi soldi, ma se li ha portati in Liechtenstein, nei paradisi fiscali, alle isole Guernsey, che sono il paradiso fiscale che si trova nelle piccole isole sul canale della Manica, li ha portati in Giamaica, li ha portati a Tortola, li ha portati nelle BVI, che si chiamano British Virgin Island, le tre iniziali, li ha portati naturalmente in Liechtenstein a portata di mano. Ebbene, Lapo quindi sa che si è di fronte a una nuova guerra per l'eredità, l'eredità di Nonna Marella. Donna Marella, Nonna Marella. Nonna Marella è scomparsa da un anno e mezzo e al momento della sua scomparsa si è creato di nuovo un problema, perché sua figlia Margherita, che già aveva accusato la madre portandola in tribunale a Torino nel 2007 e dicendo: non ha diviso il patrimonio di mio padre a metà con me,
visto che io e lei siamo le legittime eredi, e quindi non è giusto che si sia intascata del denaro che toccava a me, che si sia appropriata di azioni per il controllo della Fiat, ma soprattutto che mi abbia, attraverso questa operazione di spoliazione, di privazione del denaro che apparteneva anche a me, perché il patrimonio dell'avvocato Agnelli defunto doveva andare per metà alla vedova e per metà alla figlia, bene, non solo ha portato via a me questo patrimonio che mi toccava, ma ha anche fatto una cosa ben più grave: lo ha dato, senza informarmi, al mio figlio primogenito John Elkann, mettendolo contro di me, dipingendomi come una madre che non voleva che il proprio figlio diventasse il numero uno del gruppo, che ostacolava questo disegno di portare un ragazzotto di 25 anni privo di esperienze, di qualunque capacità manageriale, un ragazzotto per cui a Torino, dove possono tutto gli Agnelli, c'è l'università, il Politecnico, che addirittura si è inventato un corso di laurea apposta per lui, ingegneria gestionale. Quindi quando lo si chiama ingegner John Elkann non ci si riferisce a un ingegnere che costruisce ponti, che costruisce strade, che costruisce palazzi, ma ci si riferisce a un ingegnere gestionale, perché il Politecnico di Torino aveva aperto appositamente per lui il corso di laurea nuovo, inedito, di ingegneria gestionale. Lui è stato uno dei primi laureati in questo corso di ingegneria gestionale. Bene, allora, è stato facile per Gabetti, Gianluigi Gabetti e Franzo Grande Stevens, i due registi di questa operazione che tendeva a mettere sul trono del gruppo un giovane di 25 anni, inesperto, incapace, che firmava tutto quello che loro gli sottoponevano, che veniva usato come fantoccio davanti agli occhi di tutti, un uomo che aveva un problema perché non si chiamava Agnelli. Io il mio nuovo libro, difatti, lo intitolo con gli altri libri non si trovano neanche su Amazon, li trovate soltanto sul mio sito, li potete acquistare attraverso www.gigimoncalvo.it, perché questi signori li hanno fatti scomparire, non vogliono che voi li leggiate, quindi sia Agnelli Segreti, sia I Lupi e gli Agnelli, sia I Caracciolo, che riguarda proprio Donna Marella, che era una caracciolo, non si possono trovare in libreria, non li trovate. Comunque provateci, poi se non ci riuscite basta che vi connettiate e vi colleghiate al mio sito www.gigimoncalvo.it. Bene, adesso, complice il Covid e il lockdown, sto ultimando il quarto libro della saga, al quale ho dato un titolo che ha molti significati. Il titolo è un acronimo che nasce dalla fusione tra la parola Agnelli e la parola Elkann, e il libro si intitola Agnelkann, perché oggi noi siamo di fronte a una mutazione genetica. Non abbiamo più gli Agnelli, ne sono rimasti 11 in vita. Abbiamo invece uno che si chiama John Elkann, ma vorrebbe chiamarsi Agnelli e non può chiamarsi Agnelli perché è lì. Abbiamo uno che scrive Elkann e vorrebbe che Elkann si scrivesse Elkann, ma si leggesse Agnelli. E a lui, a John, girano le scatole vorticosamente quando i giornali, a cominciare da Sole 24 Ore, i suoi giornali chiedono la famiglia Agnelli. La famiglia Agnelli non c'è più, il gruppo Agnelli non esiste più, nessuno che dica il gruppo Elkann, la famiglia Elkann, l'azienda Elkann. Allora gli ho dato la possibilità di firmare Agnelkann, così almeno lui si avvicina al suo desiderio, realizza il suo desiderio. Quindi vedrete che adesso, piano piano, tra qualche tempo, cominceranno i suoi giornali a usare questo acronimo Agnelkann. Diranno grandi bilanci per il gruppo Agnelkann, grandi dividendi per Agnelkann, e quindi lui non ancora avrà il possesso completo della parola, cioè solo Elkann, ma si avvicinerà a Agnelkann. Avrei potuto fare invece di Agnelkann
Agnelli e Elkan, avrei potuto fare Elkan e Agnelli, cioè Elcanelli, ma sarebbe venuta una roba che sembrava di vino, Canelli, Elcanelli, quindi Agnelkan, spero che vi piaccia, Agnelkan, con bello, la K, bello, no? Bello. Così, Agnelkan, e sotto il titolo, dato che in copertina sono in tre, ci sono John, Lapo e Andrea, e quindi abbiamo dentro anche la Juventus, abbiamo dentro Lapo che è la vedette e la star di questo trio, ben oltre anche Andrea Agnelli con la Juventus, e abbiamo John, il povero John, che è quello che arricchisce tutta questa banda di fancazzisti, sono circa 150 dei vari rami familiari, 10 rami familiari, pensate, li arricchisce perché quest'anno li ha alla faccia del lockdown, questi si sono portati a casa delle quintalate di denaro, gli Agnelkan si sono messi in tasca 6 miliardi di euro per la vendita della Magneti Marelli, una società preziosa con centinaia di brevetti sull'auto elettrica, in epoca di auto elettrica e di futuro ecologico, vedete come quando vanno al club Bilderberg John Elkan e la signorina Gruber, la signora Gruber, che sono i due rappresentanti dell'Italia, pensate un po' come siamo ridotti, vanno a parlare di ecologia, di rispetto della natura, sembrano Greta Thunberg, ebbene poi vendono i brevetti per l'auto elettrica, li vendono a chi? Ai cinesi e ai giapponesi, quindi allora si sono portati a casa 6 miliardi di euro da dividere soprattutto al parentado, si sono portati a casa un'altra paccata di lira, con, di lira, di euro, con la fusione con i francesi della Citroën Peugeot, naturalmente i francesi della Citroën Peugeot comandano, cioè si sono portati a casa tutto, hanno dato dei soldi, e qui abbiamo uno dei primi misteri che verranno svelati nel libro, è che stranamente nel consiglio di amministrazione di 11 membri di questa società a cui hanno dato un nome che sembra una roba da fumetto, Stellantis, una cosa così, quindi sembra una galassia, una meteora, una stella che scende dal cielo, bene, tra questi 11 membri che comandano, che governano, che guidano questa Stellantis, ce ne sono 5 di nomina Elkan e 6 di nomina francese, naturalmente è facile immaginare che contano più i 6 che i 5, e difatti ci sono state delle conseguenze immediate passate sotto traccia, perché in Italia si parla di Lapo, lo specchietto per le allole di questa gente. Allora, di questi 5 membri, John ha messo se stesso come presidente di questa società, ha messo 3 grossi nomi della finanza internazionale, che sono poi i veri padroni di FCA, e ha messo anche stranamente Andrea Agnelli, quindi ha dovuto subire l'onta di infilare questi 5 consiglieri d'amministrazione della nuova società nata dalla fusione con i francesi, uno che si chiamasse Agnelli. Vedete che torniamo sempre in quello, nel problema di fondo, perché lui non si chiama Agnelli, lui si chiama Elkan, si chiama Elkan. Pensate che quei due geni di Gabetti e Grande Stevens, sono due geni, uno è morto, l'altro ha 94 anni, quindi ma gli auguriamo di vivere più a lungo possibile. Gabetti e Grande Stevens avevano capito quanto fosse importante per il giovane, pallido, emaciato, timido, magro John Elkan potersi chiamare Agnelli di cognome, e avevano studiato una roba incredibile, solo due geni potevano studiarla, stavano convincendo l'avvocato Agnelli, già preda di 6 operazioni al cuore, già preda di un cancro alla prostata che è quello che poi l'avrebbe portato alla morte, già con un piede più di là che di qua, lo stavano convincendo ad affiliare John Elkan, vale a dire a dargli il suo cognome, nonostante l'avvocato Agnelli avesse già 2 figli, perché allora
era ancora vivo il povero Edoardo Agnelli, allora c'era già Margherita Agnelli, quindi lui aveva già due figli. Gabetti e Grande Steven stavano convincendo l'avvocato ad affiliare suo nipote, e pensate se fossero riusciti in quell'operazione, oggi noi invece di trovarsi a John Philip Elkann ci troveremmo di fronte a John Agnelli. Pensate quei due che geni del male sono stati, cioè avevano già previsto che se questo che loro volevano infilare sul trono per poter continuare a comandare, anzi per comandare più di prima, avendo un burattino tra le mani, pensate se fossero riusciti davvero a farlo chiamare John Agnelli, in epoca di commercio internazionale, di capitalismo, di firm, di marchi, di trade, di loghi. John Agnelli, John Philip Agnelli, anzi John Philip Agnelli, via, sparito Elkann. Alain Elkann l'avrebbero calcio di sedere, via, gli avrebbero dato qualche posto al Museo del Cinema di Torino, al Museo Egizio, quelle robe lì, al Castello di Rivoli, al Castello di Moncalieri, quelle robe dove infilano tutti quelli che devono accontentare, cui devono dare uno stipendio, un biglietto da visita, eccetera. Quella volta che Gabetti e Grande Stevens volevano, avevano già convinto l'avvocato ad affiliare, tenete presente che una persona può affiliare una persona viva con i genitori vivi, come aveva John Elkann e come ha John Elkann, ed è una cosa che si può fare. L'affiliazione più clamorosa fu quella, per esempio, di Carapezza, quando Renato Guttuso, il famoso Renato Guttuso, adottò Carapezza e gli diede quindi il cognome Guttuso, il che significava che la grande eredità artistica, materiale, patrimoniale, finanziaria di Renato Guttuso toccava a questo suo figlio. E Carapezza aveva e credo abbia ancora i genitori vivi, e però ci vuole per affiliare il figlio di un altro che i genitori vivi, il permesso dei genitori vivi, l'autorizzazione, la firma dei genitori vivi. E qui la grande idea di Gabetti e Grande Stevens trovò un ostacolo tremendo e giustificato da parte dei due figli veri di Gianni Agnelli. Per primo Edoardo, che si oppose duramente ed ebbe uno scontro fortissimo con suo padre, e disse a suo padre: papà, tu hai già un figlio maschio, non c'è bisogno che ne affili un altro e mi umili pubblicamente ancora più di quello che fai, e davanti a tutti affigli il tuo nipote facendo credere che sia più di tuo figlio, umiliami in tutti i modi che vuoi ma non in questa maniera. Intervenne duramente anche Margherita Agnelli, la quale disse: io non firmerò mai, non darò mai l'autorizzazione a te papà per fare questa sciocchezza, questa follia, perché John ha già una madre e quella sono io, ha già un padre, lasciamo perdere, disse, ma comunque quella sono io e non ti permetterò mai di fare questo gesto. Al di là di questo, al di là dei complessi di John, al di là del fatto che vorrebbe chiamarsi Agnelli e non si può chiamare Agnelli, al massimo, grazie anche a questo libro si chiamerà Agnelkann, lo definiranno Agnelkann, dovrebbero essermi grati in qualche modo perché gli ho trovato, al di là di tanti copywriter, di agenzie di pubblicità e di pubbliche relazioni, il nome, gli ho trovato il nome, il gruppo Agnelkann, il bilancio delle aziende Agnelkann. Agnelkann che fa guadagnare i suoi parenti, li zittisce e lo adorano, perché? Perché oltre a vendere la Magneti Marelli per molti miliardi, ha venduto anche la società di immobiliare, la RE Estate, il Real Estate, ha venduto anche FCA, cioè la Fiat, la ex Fiat, ai francesi. Quindi in un anno ha portato a casa tre volte del denaro, ma dato che ha detto: ma ho quest'anno portato a casa molto denaro, non mi basta ancora, che cosa faccio? Approfittando del Covid, perché ci sono anche gli sciacalli e gli avvoltoi che approfittano del Covid,
chiedo allo Stato 6,8 miliardi di aiuti per i problemi affrontati dal nostro gruppo, ma che gruppo, che è un gruppo che non è neanche più italiano, e lo Stato gliel'ha dati nel giro di 24 ore, non come il decreto ristori in cui un bar, un ristorante, un negozio costretto a chiudere, una piccola azienda deve aspettare anni, deve aspettare che affoghino e che muoiano tutti, cioè sperano, li danno con ritardo questi soldi perché sperano che i richiedenti nel frattempo vengano colpiti dal Covid, si infettino e muoiano, per cui la domanda non ha più valore. Bene, John Elkann ha chiesto, ha avuto la faccia tosta, la faccia di culo di chiedere 6,8 miliardi di euro e lo Stato glieli ha dati in 24 ore attraverso Banca Intesa e Unicredit. E se voi andate a chiedere, voi che magari vi siete appena sposati con una brava ragazza, lavorate in due, portate a casa due stipendi, anzi adesso con questi casini che ci sono chissà se ne portate a casa uno, voi che non sapete se fare un figlio o no perché un figlio costa, voi che volete vivere in una casa di proprietà e andate a Unicredit o a Banca Intesa a chiedere un mutuo, magari un mutuo di soli 50.000 euro, 60.000 euro, non vi fanno neanche sedere, non vi ricevono neanche, vi sbattono la porta in faccia e vi mandano via senza darvi i 50.000 euro. Non ve li danno se siete una coppia, ci vuole la garanzia, portate lo stipendio così. Poi. E invece pensate, una banca come Unicredit che paga ogni mese gli stipendi dei calciatori della Roma, pensate un po', non dà 50, 60, 100 mila euro a due giovani sposi che riescono a garantire, magari con le fideiussioni dei loro genitori, pensionati, portando il cedolino della pensione del padre, il cedolino del loro stipendio, no, li mettono alla porta e invece danno 6,8 miliardi di euro a John Elkann. Attenzione, ma non è finita, perché John Elkann con questi 6,8 miliardi non era ancora soddisfatto, non era ancora soddisfatto. E state a sentire che cosa ha fatto nel frattempo. Nel frattempo ha subito fatto una fornitura allo Stato, naturalmente fuori da quei 6,8 miliardi, una fornitura allo Stato per 100 milioni di mascherine, 100 milioni di mascherine anti-Covid. E poi questa commessa è stata immediatamente raddoppiata, 200 milioni di mascherine, e mentre incassava questi 6,8 miliardi dello Stato, più incassava gli anticipi su questi 200 milioni di mascherine fornite allo Stato, che cosa faceva il signor John Elkann? Non lui personalmente, che è il presidente, ma faceva fare dai francesi una lettera agli ultimi stabilimenti rimasti in Italia, quelli che invece di costruire come a Mirafiori, invece di costruire automobili e di perpetuare la tradizione di costruzione delle automobili italiane, si sono messi gli operai di Mirafiori, quelli che vanno al lavoro, perché 2.000 ogni sei mesi sono in cassa integrazione, quindi lavorano ogni sei mesi su 11.000 che ce n'erano un tempo. Ebbene, questi operai esperti nella costruzione di automobili adesso cosa fanno? Cuciono e costruiscono delle mascherine anti-Covid, ma sono già fortunati, perché negli altri stabilimenti, specialmente al sud, Termini Imerese, cancellato da tempo, Prato La Serra, Melfi e Pomigliano d'Arco, che cosa è successo? È successo che è arrivata la lettera dei francesi, i quali dicevano: da domani le catene di montaggio dovranno cambiare matrici, matricole e apparati. Perché? Perché anziché costruire la Panda, anziché costruire la Punto, anziché costruire la Tipo, voi dovrete costruire i modelli della Citroën e della Peugeot. E questo che cosa significa? Significa non solo che fermi gli stabilimenti per cambiare tutte queste linee di montaggio, ma significa soprattutto un'altra cosa, che tu metti sul lastrico altre migliaia e migliaia di addetti, di operai. Perché? Perché c'è l'indotto. L'indotto nella storia della Fiat è sempre stata la scusa e l'alibi
per chiedere e avere dallo Stato più soldi, perché loro dicevano, quando per esempio l'auto non era in crisi, il mercato dell'auto non era in crisi, dicevano allo Stato: non possiamo chiudere gli stabilimenti, dovete aiutarci, perché? Perché altrimenti rischiamo di creare disoccupazione nell'indotto. Che cos'è l'indotto? L'indotto sono tutte quelle parti, che sono centinaia, che compongono un'autovettura, che sono il tergicristallo, il motorino del tergicristallo, la chiavetta, il pomello del cambio, il vetro, il motorino elettrico del vetro elettrico, il gommino del tergicristallo, la plastica del pianale davanti, il volante, i fari, la fanaleria, insomma, avete capito perfettamente. E non viene prodotto dalla Fiat o in questo caso dalla FCA e nemmeno più in questo caso dalla Stellantis e dai francesi, ma veniva prodotto da tante piccole aziende, da 100-200 operai che sorgevano vicini a questi grossi stabilimenti e fornivano questo materiale. Ebbene, se voi avete trasformato la produzione e non producete più Panda o Punto, a 500 ormai da anni viene costruita in Jugoslavia, Belgrado, alla faccia del Made in Italy di Lapo, se voi costruite un indotto, prodotti che servono per queste vetture, avete bisogno degli stabilimenti vicini e non servono più questi stabilimenti se voi dovete fare il tergicristallo, la fanaleria o il cambio, il volante per la Citroën, per i modelli della Citroën o della Peugeot e non più per quelli della Fiat. Quindi pensate a quante piccole società dell'indotto sono state chiuse in Italia per favorire i francesi e per favorire questi sciacalli che si sono presi 6,8 miliardi e si sono presi la commessa di 200 milioni per le mascherine. In tutto questo l'Apo è importante. Perché è importante? Perché loro nel frattempo, per dare una verniciata per gli allocchi, per i coglioni che lo seguono, che cosa fa? Ha fondato la fondazione LAPS. LAPS è la fondazione che si dedica alle minestre per i poveri, alle pizze da distribuire gratis ai napoletani, trattandoli come fossero dei mentecatti. Compra le minestre, le distribuisce e crea questa cosa di: noi siamo vicini ai poveri. Ma come siamo vicini ai poveri? Avete messo in mezzo alla strada, avete reso disoccupati migliaia e migliaia di persone, di famiglie, li avete messi sul lastrico e voi adesso mi venite a parlare di beneficenza, mi venite a parlare di lavoro a favore del prossimo, mi venite a parlare di questo. Adesso vi dico qual è l'organigramma della fondazione LAPS, ve lo dico, poi ve lo andate a vedere anche su Google, LAPS, come l'Apo con la S finale, con foto di bambini gioiosi, allora, vediamo gli incarichi, perché c'è più incarichi che iscritti. Ufficio di presidenza, presidente Lapo Elkan, vicepresidente Alberto Carabetta, direttore generale Lorenzo Landini. Attenzione, qui c'è l'infermiera, ambasciatrice della fondazione nel mondo, la signora Johanna Mascareñas de Lemos. Quindi la fidanzata è l'ambasciatrice nel mondo. Consiglio di amministrazione. Ci siamo, perché qui c'è tutto un gruppo di noti poveri, di gente bisognosa, di gente che prende il sussidio di disoccupazione. Consiglio di amministrazione, Lapo Elkan, presidente, Alberto Carabetta, vicepresidente, Giorgio Barba Navaretti, consigliere. Giorgio Barba Navaretti chi è? È stato l'ultimo figliastro, perché suo papà si è sposato due volte, il figliastro della signora Ovazza, cioè la mamma di John Elkan, la nonna paterna di Lapo, John, eccetera. Giorgio Barba Navaretti, altri consiglieri di amministrazione. Attenzione, Alain Elkan, naturalmente bisogna dargli qualcosa da fare. Marcantonio Brandolini Dadda, vedete? Edoardo Ferrero de Gubernatis di Ventimiglia.
Poi Diane von Fürstenberg, adesso arriveremo a parlare di Diane von Fürstenberg, che continua a farsi chiamare von Fürstenberg anche se ha divorziato da 30 anni dal marito, che nel frattempo è morto. Wayne Mazer, Gilda Moratti, eccoci qua, Moratti, Tiziana Nasi, della famiglia Nasi. Poi ci abbiamo il delegato alla comunicazione, Marco Rubino di Mosebbi, vedete che hanno tutti il triplo cognome. E poi Andrea Stroppa, Marco Voena e Charles George Picot, tutta gente che ha profonda conoscenza dei problemi italiani. Poi c'è l'ufficio di valutazione delle attività progettuali, quindi pensate, già è una fondazione agile perché è già burocratica, quindi l'ufficio che valuta le attività progettuali, non i progetti, le attività progettuali, quindi quando a Lapo viene un'idea si riunisce l'ufficio composto da Lapo, da Alain Elkan, da questo Marco Rubini di Mosebbi, da questo Alberto Carrabetta e da Roberto Collura. Poi andatevi a vedere su Google per ciascuno. Infine attenti che c'è già un'altra roba, il comitato scientifico. C'è anche il comitato scientifico con una psicologa, la dottoressa Marilena Ruiu. Quindi siamo a po', attenti, c'è il coordinatore di tutto, cioè il segretario generale dottor Roberto Collura. Poi finalmente c'è qualcosa, qualcuno che fa qualcosa, perché c'è la struttura operativa. La struttura operativa è un ufficio di diretta collaborazione del presidente e questa struttura operativa a sua volta ha un segretario generale. Quindi c'è il segretario generale Collura prima e c'è di nuovo Collura che è il segretario della struttura operativa. Attenti, 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 perché su delega del presidente Lapo Elkan ci sono poi gli uffici di collaborazione del segretario generale. Quindi questo è altro che ministero. Qui speriamo che non prendano uno stipendio, se no le donazioni alla fondazione finiscono tutte a questi qua. Attenti, assistente alla direzione, Angela Bolavita. Responsabile dei volontari, Federica Aveta. Responsabile del fundraising, un modo come l'altro per dire quello che deve raccogliere i fondi, in questo caso Giulia Mezzera. Responsabile del marketing digitale, Mary Florizia. Responsabile della protezione dei dati personali, sto Roberto Collura. Responsabile del sito e della sicurezza informatica, Mauro Alietta. Responsabile dell'ufficio amministrativo e contabile Roberto Collura, responsabile del servizio di protezione e prevenzione in ottemperanza del decreto legislativo Roberto Collura, di nuovo responsabile tecnico addetto alla sicurezza in applicazione del decreto ministeriale del 92, sempre sto Roberto Collura. Come vedete è una fondazione molto ma molto agile, una fondazione dove le decisioni vengono prese in due minuti. Ecco, Lapo, tornando all'intervista, naturalmente dice che lui per questa fondazione è stato folgorato perché Lapo viene periodicamente folgorato, non si sa perché, ci sono dei coadiuvanti chimici, ma addirittura qui la giornalista che lo intervista, Candida Morvillo, ex direttrice di Novella 2000, assunto al Corriere della Sera, Dio mio come è caduto in basso il Corriere della Sera, dice, comincia l'intervista dicendo, attenti, l'intervista comincia alla fine, cioè l'intervista comincia con questa parola, alla fine, cioè lui, questa comincia col finale, è il primo caso in cui un'intervista comincia alla fine, ecco ve lo leggo, alla fine c'è un momento in cui Lapo Elkan volta la testa per nascondermi le lacrime che stanno arrivando, quindi lei non vede le lacrime, la giornalista, ma intuisce che stanno arrivando perché la mimica facciale di Lapo è tale per cui vi dà il preavviso, attenti che sto per lacrimare, e in quel momento per non farsi vedere lacrimare, che è una cosa da deboli, da smidollati, eccetera, è contraria all'immagine di durezza, di macità che lui ha sempre trasmesso, lui volta la testa per non farsi vedere. E la Morvillo che cosa fa? Che lo intervista, lo vedo serrare la faccia, come a scacciarle via quelle lacrime, insomma ste lacrime non ci sono, non sono ancora venute giù dalla ghiandola lacrimale, dalla sacca lacrimale come diavolo si chiama, ma lei ha visto che lui sta per piangere e allora ha visto anche che sta per nascondere che sta per piangere e allora lo vede serrare la faccia come a scacciare via quelle lacrime che non ci sono, non si sono viste in quell'istante
è un ragazzo di 43 anni, seduto nella cucina di casa. Lapo riceve in cucina, Lapo riceve vicino ai fornelli. Vedete i danni che ha fatto MasterChef nelle teste italiane. Cioè vi ricevono in cucina adesso, non vi ricevono più nel salotto, nel salone, e ce ne sono molti. Vi riceve in cucina. Peccato che non dica, dopo aver fatto due volte gambe, avermelo offerto un prosciutto al uova al bacon nella cucina di casa a Milano, maglietta bianca e jeans. Sugli scaffali decine di piccole Ferrari tutte in fila e nessun giocattolo che possa consolarlo. Qui, cioè, ci sono dei giocattoli qui. In cucina Lapo tiene decine di Ferrari tutte in fila. I casi sono due: o non usa la cucina, perché sennò l'odore di fritto impregnerebbe questi modellini di Ferrari e non sta bene quando riceve dai giornalisti del Corriere che vanno a intervistarlo e lo fanno piangere spietatamente con le loro domande cattive, perché naturalmente la Morvillo non gli ha chiesto: ma sti 6,8 miliardi che suo fratello si è fatto dare dallo Stato, ma sti 200 milioni di mascherine fatti dallo Stato, ma sti soldi nascosti all'estero da suo nonno? No, non ci sono queste domande. Non succede, non succede. Mentre racconta dei giorni in cui voleva suicidarsi, anche se ne sta parlando per la prima volta, né quando ripercorre i tanti accidenti della sua vita. Eccoci qua, gli abusi in collegio, eccoci di nuovo. Stavolta però non vengono indicati i gesuiti nel nome del collegio, né l'anno, né la città. Gli abusi in collegio, generico. Il finto rapimento a New York. No, il finto autorapimento a New York, era bisognava scrivere, l'overdose e il coma nella Torino della sua Fiat a casa del Transpatrizia, l'incidente a Tel Aviv e di nuovo il coma. Del passato parla senza emozioni, in 3 ore di intervista ripete forse 30 volte che il passato alle spalle e conta invece costruire il presente e il futuro. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, attenzione, lui come viene folgorato? Ogni cosa in lui, ogni pensiero, ogni parola pronunciata a velocità triplicata. Lui c'ha una velocità tripla, cioè nelle sue automobili sono tante, non ha 6 marce come tutti noi, ma essendo triple ne ha 18. Quindi lui ha 18 marce. Il suo cervello viaggia a velocità triplicata e supersonica, e questa velocità è proiettata verso il bene che vuol fare con la sua onlus laps in soccorso dei bambini che, come è successo a lui, soffrono di dislessia e disturbi dell'apprendimento, e di bambini abusati e di chi soffre di dipendenze e discriminazioni o di quei buchi emotivi che, confessa, sono ancora la sua battaglia quotidiana. Allora, soffre di buco emotivo, attenzione, però negli istanti in cui la sua voce si inceppa, in cui lui stesso si inceppa, non stiamo parlando del passato, ma di sua madre. Cioè lui c'ha il buco emotivo, pensa ai bambini, c'ha da parlare della Olus, c'ha da parlare delle sue tossicodipendenze, ma lui parla di sua madre. Quindi non parla di sua madre, non stiamo parlando del passato, attenti che questo passaggio è importante, ma di sua madre, di Margherita Agnelli, e di un non detto che è un adesso di beghe legali per storie di testamenti e dell'eredità. Allora, la signora Candida Morvillo, mandata dal direttore del Corriere per fare un'intervista al fratello dell'editore di Repubblica, della Stampa, del Secolo, dell'Espresso, eccetera, ci dà una notizia che finora i giornali ci hanno nascosto, cioè la grana con Margherita Agnelli sui testamenti e sull'eredità è una cosa di grande attualità. È tornata di attualità perché è scoppiata di nuovo, e perché è scoppiata di nuovo stiamo per dirlo, ma qui abbiamo il punto sulle lacrime, se sono scese o non scese, perché Lapo volta il viso altrove, cioè la Morvillo ha intervistato uno non guardandolo negli occhi, ma questo qui o si girava per nascondere le lacrime o si sposta il viso altrove, ma non ti guarda mai in faccia. Il suo torrente di parole si ferma quando gli chiedo qual è il problema di fondo con sua madre. Silenzio e piccole Ferrari che sembrano roteare tutto intorno. Il che mi fa supporre che nella cucina della casa milanese di Lapo c'è quella cosa che a noi regalavano a Natale da bambini. Ricordate la pista con le automobiline elettriche che si rompeva subito, che occupava
tutta la stanza dei giochi, era una rottura di coglioni smontarla, rimontarla, poi capotavano in curva. Quindi lui, quelle piccole Ferrari che la Morvillo ci ha detto sono nella sua cucina, questi piccoli esemplari di Ferrari sembrano roteare tutto intorno, quindi c'è per la pista, probabilmente è come a Imola, è come al Mugello, è come a Fiorano, vanno e lì vincono perché non c'è la Mercedes, non ci sono i modelli della Mercedes, quindi non c'è Toto Wolff o Hamilton o Bottas che gli fregano il primo posto. Ora l'Apo parla al rallentatore e sentite le risposte. Prima di rispondere ci voglio pensare cautamente. Ora, uno va a fare l'intervista e invece di dare delle risposte al lettore dice: io faccio la domanda, mi parla di sua madre, queste beghe che ci sono di nuovo, eccetera, e lui dice: prima di rispondere ci voglio pensare cautamente. E la Morvillo cosa fa? Insiste, no, prima di lasciarlo rispondere bisogna ripercorrere l'intervista dall'inizio. Finalmente, cazzo, dopo 20 righe ci siamo arrivati, siamo partiti, alla fine si volta di là per non piangere, però dopo 20 righe ti dice: prima di lasciarlo rispondere bisogna ripercorrere l'intervista dall'inizio. Finalmente, cazzo, finalmente, in epoca di tweet di 16 parole, in epoca di email brevissime, in epoca di WhatsApp, ci abbiamo 20 righe che ci hanno rotto le scatole prima di entrare nell'argomento. Allora, attenzione, eccola all'inizio dell'intervista, perché l'Apo non è stato folgorato quando ci hanno fatto credere che è andato a Pontedera a fare l'operaio e si chiamava, indovinate un po', Rossi, come se alla CGIL di Pontedera, la Piaggio, quando era della Fiat, i sindacalisti metalmeccanici della Wilm, della Fiommo, della CGIL non avessero detto: ma questo qui non c'ha le mani di uno come noi che lavora dal mattino alla sera da una vita, questo non c'ha le mani dal metalmeccanico, questo ce l'hanno messo qui infiltrato i padroni per curiosare, per sapere se noi lavoriamo o no. Allora lui non si ricorda questi operai dove solo a pro dell'ufficio stampa, solo gli uffici stampa, anche John Elkan dicono che ha fatto l'operaio a Torino. Vedete, l'operaio di Torino è così feso che non se ne accorge se gli mettono John Elkan anche 20 anni fa alla catena di montaggio, non lo vedono subito che è uno che non c'entra niente, che arriva dal collegio San Giuseppe o da Villa Frescotte, non arriva, o da Villa Arperosa, non arriva certo dai bilocali alla Falchera o nei quartieri operai. No, non se ne sono accorti. Beh, l'Apo, sapete quando è stato folgorato? Lo sapete quando è stato folgorato l'Apo? Non è stato folgorato con Patrizia, non è stato folgorato a New York quando l'hanno arrestato per l'autofinto rapimento, non è stato folgorato quando nel suo telefonino c'erano certe immagini e per ricomprarlo hanno dovuto far arrestare due persone. No, non è stato folgorato per questa cosa. Attenti, ero nel carcere di Nisida, un ragazzino arrestato a 11 anni mi fa: Lapo, sei figo. Io gli chiedo perché, e lui: perché pippavi e andavi a prostitute. L'Apo dice: mi sono sentito rabbrividire. Ora, scusate, ma lui che ha sempre fatto notizia per due cose: pippava e andava a prostitute, lui che si è sempre fatto vedere su delle auto di lusso, cosa credeva? Di essere un mito per l'Azione Cattolica, per Comunione e Liberazione, per la Conferenza Episcopale Italiana, per il Santo Padre, adesso poi ci arriveremo anche a questo, o pensava di attrarre le giovani generazioni più cerebrolese che vedeva in lui un mito? Perché pippavi e andavi a troie, mi sono sentito rabbrividire, ha detto l'Apo, perché questo qui di 11 anni era un baby killer della Camorra e si trovava nel carcere di Nisida e aveva ucciso 3 persone. Ora, io ho fatto delle ricerche su Google, non ho trovato nessuno che a 11 anni sia stato killer della Camorra e abbia ucciso 3 persone.
perché se era già nel carcere di Nisida vuol dire che questo l'ha fatto quando ne aveva 10 o 9 anni, non l'ho trovato io, però può darsi che mi sia sbagliato, aiutatemi nelle ricerche. Allora, era un baby killer della camorra che vedeva l'apo come il suo mito, aveva ucciso 3 persone, gli ho chiesto che cosa avrebbe fatto se uno gli avesse dato un'opportunità e mi ha risposto: io se torno al quartiere mi do 6 mesi di vita, mi importa solo di farmi e di andare a donne. Allora, l'apo quindi in quel momento si rende conto che la sua immagine, la sua guida, il suo carisma è legato a 2 fattori, perché pippavi e andavi a prostitute, glielo dice un baby killer della camorra nel carcere minorile di Nisida, e dice: io se torno al quartiere mi do 6 mesi di vita, perché tanto poi mi ammazzeranno, mi arresteranno, non lo so, oppure morirò per overdose, mi importa solo di farmi e di andare a donne. L'apo alla folgorazione: mi sono sentito male, mi sono detto: adesso con tutta la fortuna e i privilegi che hai, l'apo, ti dai una mossa e vedi di fare la differenza. Ale, ecco qui. Allora si è messo a fare la differenza, si è messo a fare la differenza, e la differenza non è stato dare una telefonata finalmente dopo 12 anni al travestito Patrizia e gli senta: io la devo ringraziare da 12 anni perché lei mi ha salvato la vita, perché se lei non avesse chiamato tempestivamente l'ospedale Mauriziano e non avesse chiamato l'ambulanza, io sarei morto di overdose a casa sua quella sera. E invece io le sono grato per la rapidità con cui lei ha fatto quella telefonata e mi ha permesso di cominciare a vivere, di riuscire a sopravvivere. Non l'ha mai fatta quella telefonata. E Patrizia l'ha sempre detto nelle interviste. Gli ha chiesto una volta il famoso reporter Fabrizio Corona, subito dopo la vicenda: ma lei ha ricevuto qualche segno di ringraziamento dalla famiglia, da Apo, da John, eccetera? Dice: no. E che cosa avrebbe desiderato? Ma guardi, io non pretendevo niente, non so, un fiore, un biglietto di ringraziamento, una telefonata, una duna, gli ha detto nell'intervista con... gli ha detto: mi aspettavo che mi regalassero una duna, perché è andata a macchina, talmente sfigati, i piazzali sono talmente pieni, non sanno più cosa fare. Dice: almeno una duna me la potevano anche regalare, gli ho salvato l'apo dalla morte sicura e dal coma. Una duna. No, l'apo non parla delle cose che non ha fatto a favore di chi lo ha aiutato, lo ha salvato. Parla: in questa pandemia ho avuto la fortuna di avere accanto una donna che mi ha messo le ruote motrici e come me sente il bisogno di restituire. Allora, l'apo sente il bisogno di restituire. Quindi io invito tutti coloro che sono all'ascolto di scrivere una lettera o alla Fondazione LAPS, di cui trovate l'indirizzo email sul sito, oppure a Italian Independent, la società degli occhiali di Lapo, oppure direttamente signor Lapo Elkan Torino, e chiedete un contributo in denaro, perché dice che lui sente il bisogno di restituire. Quindi se siete un operaio licenziato della Fiat, se siete di Pomigliano d'Arco, di Termini Imerese, di tutti i posti dove hanno chiuso gli stabilimenti di Mirafiori, scrivete a Lapo: ho letto che lei sente il bisogno di restituire, allora la vorrei invitare a restituirmi parte dei soldi che io con le mie tasse vi ho dato sotto forma di contributi a fondo perduto per costruire degli stabilimenti al sud che avete chiuso. Parlo di tutti gli avuti che avete avuto dalle banche, parlo dei 200 milioni di mascherine, parlo di queste cose, e mi sento quindi, fatti tutti i conti, di chiederle un contributo di almeno 100.000, parentesi 100.000 scritto in lettere lungo per maniera che non si confondano con gli zeri, di 100.000 euro. Grazie, il mio indirizzo è questo, e questo è l'IBAN dove potete accreditarlo, oppure il conto corrente alla posta. Grazie, arrivederci. Mi saluti tanto la signora Ioanna Lemos, e se anche lei sente il bisogno di restituire, come lei ha detto in intervista al Corriere, me ne date 100 lei e 100 la signora Ioanna, così almeno siamo a posto. Siamo a posto. Allora, vedete, siamo
a posto, ecco. No. E qui eccoci che arriviamo, ci arriviamo, Ioana, 5 anni più di me, ero in un ristorante, ho visto uno sguardo che era una forza della natura, le due ruote motrici e tutto il resto. A lui che cosa ha fatto subito? Lui da grande signore ha cercato di rimorchiarla in modo la pesco, dice, cioè tu vedi una che ti guarda nel tavolo di fianco, le ho scritto un messaggio, ti voglio. E come cazzo facevi a sapere il numero di cellulare? Io, se per caso c'è una che mi punta al ristorante, cosa che avveniva una cinquantina di anni fa, scherzo, anche meno, non è che c'ho il cellulare subito pronto col suo numero da scriverle, ti voglio. Ti voglio, cioè, dove era il suo tavolo? La volevo molto prima che lei volesse me. Non ha risposto, è certo, è una signora, non ha risposto. E dice, ti voglio anch'io, andiamo nei bagni. No, ho dovuto ricominciare in modo la pesco romantico, perché c'è il modo la pesco, cioè gliela batti subito, gliela chiedi subito, dicendo, la chiedo a 100, 2 me la daranno, e lui è così. Allora poi c'è la seconda fase, che è il modo la pesco romantico, costruire un rapporto dove ci si conosce, cioè al ristorante, si vedono nello sguardo passioni, valori, valori c'è sempre nella famiglia Elkan, la parola valori, valori tra virgolette, valori se si tratta di euro, dollari meglio, la voglia di presente e di futuro. Lei ha molte cose come me, determinazione, costanza, caparbietà, bontà, generosità, ecco, come me, da così tanto agli altri che a fine giornata può essere sfinita. Allora, dato che da così tanto agli altri, mandate anche lei per conoscenza la lettera in cui chiedete, ho saputo che voi adesso sentite il bisogno di restituire. Grazie, grazie della restituzione. Eccoci qua. Ti avevo interrotto. No, Gigi, volevo, in realtà, diciamo, volevo farti anche riprendere un attimo il fiato, insomma, è perché allora, intanto volevo dire questo, insomma, che sulle mascherine, sulle famose mascherine di cui tu parli, insomma, c'è anche quel bel simboletto dentro il triangolo dove c'è scritto non sterile, per cui non si capisce a che cavolo servono queste mascherine. Va bene, hanno messo le mani avanti. Vabbè, dice, se qualcuno prende il COVID e fa causa alla Fiat perché gli ha dato la mascherina, noi scriviamo, è come dire, come se scrivessero, questa è una mascherina che non serve a un cazzo. Se scrivi non sterile, però è, dici, obbligatorio. Allora perché la devo mettere? Però è obbligatorio. Ma sono fortissimi, non sterile, sono gli unici, vedete che tutti scrivono no. Io l'ho pubblicata, non sterile. Tra l'altro l'ho pure pubblicata un mesetto fa. Un mesetto fa, insomma, l'avevo pubblicata. E poi volevo farti una domanda, però magari facciamo una piccola pausa musicale, perché volevo farti una domanda proprio sull'intervista di Lapo. Perché c'è, tra, io l'ho letta tutta, insomma, quindi è normale anche che mi scappi un po' da ridere quando tu la commenti, però ci sono delle dichiarazioni che a me mi hanno abbastanza incuriosito e mi hanno lasciato abbastanza perplesso, ma ne parliamo dopo la musica, quindi fra 3 minuti riprendiamo e commentiamo anche questa cosa che ti dirò, ok? A tra poco, certo. Bene, allora ci andiamo ad ascoltare un pezzo eseguito live, perché c'è anche la versione studio di questo brano, una versione live dei Thievery Corporation, e questo è Forgotten People. Eccoci qui rientrati dopo questo bel brano live. Allora, penso ci siate tutti quanti. Stefania c'è? Sì. E anche Gigi, mi sì, sentite? Sì. Ok. Allora Gigi, no niente, io ero abbastanza incuriosito, diciamo, da queste strane dichiarazioni che lui fa riguardo a una collaborazione con Kissinger. Visto il personaggio, che insomma, cioè, è sempre stato alquanto inquietante, almeno per quanto mi riguarda, non so se tu hai qualcosa, diciamo, da dire riguardo a questo, perché io sono rimasto abbastanza colpito da questa dichiarazione, non riesco a capire che
che cavolo di collaborazioni ci possano essere con Kissinger da parte di collaborazione. Sarà andato a portargli i suoi dividendi, sarà andato a portargli le cedole, perché qui abbiamo uno che parla male di sua madre, che ignora del tutto suo padre, che ti parla di questo e di quello, e che cita come suoi miti Henry Kissinger. Questo è preoccupante. È preoccupante avere come mentore Henry Kissinger, perché non dimentichiamoci chi è Henry Kissinger, che cosa rappresenta e che tipo di storia ha alle spalle, perché se vogliamo andare a vedere i maestri di ciascuno di noi, cioè questo ti racconta che lui ero con mio nonno in America quando si è curato, poi ha deciso di tornare a morire in Italia. Non è vero, perché non è tornato in Italia. Già, perché dottore nel 1997, 6 anni prima di morire, dovette essere operato al cuore, non era in grado di sopportare lo sforzo di un trasferimento aereo negli Stati Uniti, e quindi venne operato a Monte Carlo nella clinica Princess Grace con dei medici che erano arrivati dagli Stati Uniti, e tra l'altro c'era anche un chirurgo indiano molto bravo, uno famosissimo perché aveva le mani talmente piccole che gli davano una manualità e una capacità di intervento all'interno della cassa toracica vicino al cuore, quindi formidabile. Quindi non è vero che Agnelli è andato in America a farsi curare gli ultimi mesi di vita, no, c'era andato molti anni prima. Poi mio nonno ha deciso di tornare a morire in Italia, e io per seguirlo ho lasciato Henry Kissinger con cui lavoravo. Io per seguire mio nonno sono andato, ho lasciato Henry Kissinger. Ma poi ti raccontano anche delle cose che sono importanti, perché se tu sei così legato a tuo nonno come dici, come ostenti, allora com'è possibile che tu non eri accanto a lui quando è morto? Ah, non si poteva, dice, però so che è morto con un sorriso. Cioè, come, non eri neanche vicino a tuo nonno, visto che c'era questo rapporto? La verità è che il nonno se ne fotteva altamente dei nipoti, da quando erano piccoli a quando sono cresciuti. E che cosa fa? Che cosa fa pieno di dolore, dopo aver imparato da Henry Kissinger cosa significa essere cinici, spietati, freddi, inchiappettare milioni di uomini nel mondo, fare le guerre come nel Vietnam? Beh, che cosa ha fatto, preso dal dolore, sconvolto dal dolore per la morte di suo nonno Giovanni Lapo? È andato in paranoia. Ma lo sapete perché è andato in paranoia? Mica per il dolore. No, perché non si trovava un carro funebre Fiat. Ho fatto di tutto per farlo fabbricare in tempo. Cioè, questo qui capisce talmente di macchine, di catene di montaggio, che lui ha fatto di tutto per far fabbricare in tempo, in 24 ore, il carro funebre della Fiat. Ma cosa dice questo qua? Ma questo è veramente drogato, anche quando non lo sembra. Non lo sembra. Al funerale ho visto molti tramare, fare giochi di potere, ho riconosciuto sciacalli negli occhi di banchieri, di persone della finanza e della politica. È una cosa che ho vissuto con la mia anima e il mio cuore. Era stato Kissinger a insegnarmi a leggere negli occhi delle persone. Allora, se Kissinger, pensate un po', Kissinger ha uno di quegli sguardi, come nel film Il Cacciatore. Non ricordate il film con De Niro, Il Cacciatore? Io benissimo. Con quei quattro ragazzi, cinque, quanti erano, che partono per la guerra in Vietnam, vengono catturati dai Viet Cong, tenuti in quella palude, in quel caneto, ogni tanto vengono tirati fuori, viene fatta la roulette russa, ve lo ricordate? È un film pazzesco, no? Certo. Ebbene, la cosa impressionante è lo sguardo di quello che gli impone, il capo dei Viet Cong, che gli impone di fare la roulette russa. Bene, guardateli quegli sguardi, e guardateli anche
molte volte in altri film, specialmente in persone orientali. Ci sono molti orientali, specialmente di quel tipo di gente, che quando voi li guardate negli occhi non sapete che cosa stanno pensando, se stanno pensando di uccidervi o stanno pensando di salvarvi la vita. Li guardate, non hanno, sono monoespressivi, vale a dire non riuscite a capire che cosa stanno pensando e che progetto hanno su di voi, se farvi fuori o se ridarvi la vita. Kissinger, pur non essendo un orientale, è un americano che ha questa espressione. Non sapete, è la cosa tipica per esempio dei banchieri e dei finanzieri, non sapete se sta per inchiappettarvi oppure no, non sapete se sta per uccidervi finanziariamente o in un'altra maniera oppure sta per salvarvi la vita. Sicuramente non vuol farvi del bene, secondo la famosa regola che se voi mettete, la regola inventata e fissata, fantastica, da Funari, un noto filosofo Funari, perché qui in questo paese dove c'è Recalcati che fa le lezioni in televisione, allora possiamo prendere Funari come esempio di maître à penser. Funari diceva questa cosa: se facciamo una cena tra noi, io, te, Stefania, quattro amici, ci mangiamo i tartufi, i funghi, ci beviamo un bicchiere di vino, lo facciamo per stare in allegria ed essere e passare una serata simpatica. Però se ci fate caso, se voi a un tavolo sedete un magistrato, un generale dei carabinieri, un comandante della finanza, un politico, un avvocato e non so chi altro, state tranquilli che loro non lo fanno per divertirsi o per mangiare bene, lo fanno per studiare come inchiappettare qualcuno o qualcosa, come concludere un affare. È vero, la differenza tra noi e loro è la seguente. E lui, l'Apo in questa intervista dice che cos'altro ha imparato da lui, perché l'Apo ha imparato da John Elkann tanto, soprattutto ero con Kissinger dopo l'11 settembre, cioè lui i voli, non si poteva andare negli Stati Uniti, tutti i voli fermi, lui è andato infatti dopo l'11 settembre in America. Infatti queste dichiarazioni sono stranissime proprio. Sì, sono, e ho imparato il motto United we stand, divided we fall, uniti stiamo in piedi, diviso cadiamo. Vedete come fa più fine. Io ho involgarito con Funari, tutti rideranno. Questo invece fa la citazione in inglese: United we stand, divided we fall, che non l'ha mai detta. Che dice, il mio numero di IBAN è questo, se volete fare dei versamenti, tirare fuori la moneta, cioè lui dice how much, quanto, quanti dollari, cioè non è gente che sta a fare della filosofia. Uniti stiamo in piedi, divisi cadiamo. Lo applico anche alla mia ONUS, eccolo, uniti stiamo in piedi, divisi. Ragione di più che c'è la ONUS per scrivere la famosa lettera, ho letto sul Corriere della Sera del giorno che lei finalmente ha deciso di restituire. Ha deciso di restituire, io quindi le chiedo i 100.000. È la stessa cosa che io invitavo a fare quando Berlusconi diceva che aveva fatto del bene alle oggettine. Allora diceva: sono una ragazza della provincia di Alessandria, ho 20 anni, non riesco a trovare un lavoro, non riesco a laurearmi perché anche l'università costa, volevo chiederle un contributo visto che lei finanzia Tarantini, Rubi, Rubacuori, Isabel Polanco e tutto il resto. Bisogna utilizzare queste cose, signori. I giornali ormai servono solo per trovare della gente che dice ho voglia di restituire, ho voglia di aiutare, e voi dice ho bisogno di aiuto, ho bisogno di aiuto, raccontate la vostra storia e vedete. Allora, se vi rispondono vi do io 100.000 euro, se vi rispondono vi do io 100.000 euro, se non vi filano neanche di striscio dopo la terza o la quarta lettera, se non vi filano li date a me, perché naturalmente questi rispondono, ma voi scherzate. Provate a presentare un progetto alla ONLUS e ditegli fate delle mascherine con scritto non è sterile, ma non è sterilizzata semmai, no, non è sterile, cioè com'è la scritta non è sterile? Sì, non sterile, sì. Non è sterile, allora vuol dire che è prolifica.
se uno non è sterile vuol dire che non può fare figli, giusto? Giusto. Allora, se la mascherina non è sterile, nessuno aveva mai pensato che con la mascherina si potessero fare dei figli. Infatti potevano scriverci, trasmette perfettamente il contagio, insomma, sarebbe stato... Trasmette perfettamente, facilita la trasmissione. Esatto. Io lo manderei in Cina qualche giorno. A proposito, se state studiando come e dove passare le vacanze di Natale, perché avete visto, vi ho detto che all'Outlet, allora c'è un posto non più ai Caraibi, non alle Baleari, non a Mallorca, non di qua, non di là, non a Sharm el Sheikh, ma in Cina. Andiamo tutti a Wuhan quest'anno. È sicuro. Facciamo forme d'onda da Wuhan. Ecco, se noi ci ammaliamo ai Caraibi, siamo costretti a stare 14 giorni chiusi in quarantena in albergo. Certo. Quindi stare chiusi in albergo a vedere il mare dei Caraibi e non poterci andare, è meglio starsene a casa. Sì. Però se proprio volete andare, andate a Wuhan, perché così se vi prende la tosse, l'attacco, eccetera, lì venite, tamponi, cosa, funziona tutta la perfezione. Quindi se riuscite a trovare posto sugli aerei per Wuhan, andate, godetevi un'ottima vacanza e tutto il resto. Se però avete ricevuto i 100.000 euro dall'APO che avete richiesto dicendogli che avete letto con grande gioia che lui ha deciso di cominciare a restituire, allora ho bisogno di restituire. Allora sento il bisogno di restituire, ditegli questa frase, ditegli se lei è coerente e invece di scrivere su Twitter tante stronzate tutti i giorni e invece di parlare del Vaticano anno anno, perché dal Vaticano anno anno lui che cosa fa? Attraverso il fondo Centurion, avete letto il cardinale Becciu e tutto il resto, oggi il Papa ha dato una brutta notizia all'APO. Oggi il Papa ha dato ordine al segretario di Stato Parolin di ritirare tutti i finanziamenti che il fondo Centurion ha elargito attraverso l'obolo di San Pietro. Quindi l'APO è il primo, perché la società degli occhiali, la Italian Independent è uno dei beneficiati dal fondo Centurion, dal cardinale Becciu e da tutta quella banda lì. Quindi il Papa, se questi applicano gli ubbidiscono, ma non credo, da domani, da questi giorni, dovrebbero togliere il finanziamento e la partecipazione di oltre il 30% del fondo Centurion nella società degli occhiali Italia Independent. A proposito della quale, nell'intervista da Morvillo, che ci chiama il Corriere della Sera, c'è scritto l'APO: ah, io adesso mi dedicherò più a situazioni creative e non alla gestione delle aziende. Adesso che il Vaticano esce, ti togli i finanziamenti, tu non ti dedichi più alla gestione, ma ti dedichi alla parte operativa. Quindi mi voglio dedicare sempre più solo da azionista e da creativo. Visto che ormai ho una guida forte, andate a leggervi chi c'è nel Consiglio di Amministrazione di Italia Independent. C'è il famoso Crasso, quello italo-svizzero del fondo Centurion, c'è la famosa signora che faceva parte del board, della governance della Banca Popolare di Vicenza, quella di Zonin, e che si è dimenticata di metterlo nel suo curriculum. Ecco, c'è la guida forte ormai in queste società, e lui deve, l'APO dice, così potrò seguire sempre più progetti che aiutino a migliorare il mondo. Altra frase da mettere nella lettera con cui gli chiedete un obolo da 100.000 euro, l'obolo di San Pietro indietro chiedete, perché abbiamo letto che lei vuole seguire sempre più progetti che aiutino a migliorare il mondo. Benissimo, il mondo attorno a me e il mondo dentro di me, per questo mi permetto di chiederle 100.000, parentesi scritto intero in lettere, euro oppure dollari, vedete voi. Ora per la prima volta guardo avanti e vedo una vita sempre più senza montagne russe. Avete visto? Questi sono uomini, questi sono gli idoli della gioventù di oggi, dal carcere di Nisi, da con quello là che gli ha detto: ma io voglio fare come te, eccolo qui, eccoli qua, questi sono quelli che hanno i valori, rispettano la madre, rispettano i genitori. Nell'intervista fatta con la Tofanini in televisione, andate a rivedere che ci sono su internet ancora, verissimo,
non ha mai citato una volta sua madre, per la verità non ha mai citato neanche suo padre. Pensate, ha citato solo suo nonno e sua nonna, Gianni e Marella Agnelli, non ha neanche citato la signora Carla Ovazza, la madre di Alain El Khan, che lo ha cresciuto. Ma vi rendete conto che gente è questa? Ci vogliono venire a parlare di sentimenti, ci vogliono venire a parlare di amore verso il prossimo, mentre non nutrono amore neanche per il loro prossimo più vicino, quello accanto a loro, la propria madre, i propri fratellastri, le proprie sorellastre. No, no, e questi sono l'emblema, e i giornali danno spazio a questi personaggi qua, deleteri. Lì il drogato, oggi va molto il drogato, perché piace Corona, questi qui, questi borderline, bisogna essere stati in galera per piacere, bisogna essere tatuati dalla testa ai piedi per piacere, bisogna essere diversi per piacere, non si può essere normali, non si può essere gente che obbedisce alle leggi, che obbedisce alle regole, che paga le tasse. Questo qui andategli a dire se sa quanto suo nonno ha rubato al fisco italiano e quindi a noi cittadini, andateglielo a chiedere, mandategli un giornalista o una giornalista che invece di voltarsi di là per le lacrime gli faccia questo tipo di domande, eh? Ma qui arriviamo a incazzarci ancora di più, ci basta solo Conte per incazzarci, ci vuole anche questo. Per quanto adesso penso mi taccio, non mi accetterebbe mai voi. Io penso che non accetterebbe mai domande di questo tipo, s'alzerebbe, se ne andrebbe, insomma, per cui no, ma la situazione è tale, attenzione, per cui la giornalista non gliele fa queste domande, non solo, ma non gliele fa perché il direttore gli ha detto di non fargliele, perché sa che il direttore ha scelto lei anziché un altro, perché sapeva benissimo che sapeva che doveva andare lì con i guanti, certo, che doveva andare lì con le molle, non doveva infastidire il povero Lapo, non doveva creargli problemi, non doveva fargli domande scomode, altrimenti c'era il rischio che piangesse, altrimenti non ti regalava una di quelle modelline della Ferrari che c'ha sul comodino lì, no, in cucina, dove sono, ecco. Non bisogna turbarlo Lapo con delle domande sgradevoli, capite? Non bisogna, ormai l'Italia, avete visto Corona, dice che per andare dalla D'Urso Mediaset, cioè il signor Berlusconi, gli dà 50.000 euro, 50.000 euro a Corona, se lo disputano, perché fa ascolto, 50.000 euro, ragazzi, e via. Una passeggiata, una passeggiatina proprio, come mettersi in tasca 50.000 euro così, insomma. Ma pensate, non so se ecco c'era, perché dovete chiederne 100, sì, no, superiori, allora chiedetene 100, giusto, perché accontentarsi di 50. Non so se Stefania voleva farti qualche osservazione o qualche domanda in particolare, vediamo. Allora sì, intanto proprio poco fa, quando c'era la pausa musicale, ho letto proprio questa notizia del Vaticano e del fatto che Papa Francesco ha detto che venderà quell'edificio, quindi questa era una cosa che ti volevo chiedere, però già ne hai parlato tu, perché sai, una volta tu hai detto che il vero giornalista è drogato di notizie, ecco, io sono infatti drogata di notizie, perché vado sempre, quando c'è un minuto libero vado subito a controllare le notizie, e proprio poco fa ho letto questa cosa qui, appunto, del Vaticano. E poi un altro elemento che mi ha colpito invece dell'intervista a Lapo, poco fa hai parlato, Gigi, del fatto che lui in quell'altra intervista, quella Verissimo, non aveva parlato nemmeno del padre e neanche della madre. Ora in questa invece lui parla malissimo della madre, ma invece parla bene del padre, cioè dice: ah, mio padre è stato un padre fantastico, perché ha dovuto gestire tutta questa situazione, anche questa abbandono da parte di nostra madre, quindi insomma
attacca palesemente la madre e difende il padre e dice che il padre invece lo stima molto, e dice che a un certo punto c'è una frase, adesso non ce l'ho qui sotto, lo dovrei riaprire l'intervista, e comunque insomma dice che era una sorta di eroe per lui quando era piccolo. Quindi mi ha colpito molto questo divario proprio tra quello che ha detto della madre e quello che ha detto del padre. Certo, allora guarda, prima di tutto cominciamo dalla tua notizia di prima, che dicevi di quella cosa del Vaticano, ma ce n'è un'altra notizia. Oggi la Guardia di Finanza ha perquisito le case, le automobili e le cassette di sicurezza o qualsiasi altro luogo, c'è scritto nell'ordine della magistratura, di Tirabassi, Crasso, quello lì che è nel consiglio di amministrazione di là, per Raffaele Mincio, nell'ambito dell'inchiesta del Vaticano. Attenti, attenti. Oltre, perché dite cosa c'entra la Procura di Roma? C'entra perché c'è stata una richiesta arrivata dal promotore di giustizia della Città del Vaticano, cioè il massimo organo giuridico, la magistratura vaticana, che ha chiesto alla polizia, alla procura di Roma, di incaricare la Guardia di Finanza o la polizia o i carabinieri di fare queste operazioni. Attenti, a proposito di Crasso, la perquisizione non è avvenuta solo nelle sue case, nelle sue auto e nelle sue cassette di sicurezza, ma anche quelle dei suoi figli, anche se non sono indagate. Quindi questa è un'altra notizia che aggiungiamo a quella cosa lì. E su questo tema state tranquilli che non troverete nessun tweet di Lapo. Veniamo al discorso della madre e del padre. Allora, io vi invito a fare una cosa. Qualche mese fa è uscito un film, ve lo trovate su Rai Play ancora, di Ginevra Elkann, cioè la sorella di Lapo e di John, ha fatto un film sulla sua famiglia, intitolato Magari. In questo film ci sono addirittura due cameo, un cameo con John Elkann, che esce dalla sede dell'ospedale israelita che si trova sull'isola Tiberina a Roma, e un cameo di Alan Elkann all'inizio in un tempio in cui c'è una cerimonia religiosa. Allora, sapete qual è il giudizio? Troverete raffigurati Lapo, John e Ginevra. Troverete raffigurata Margherita Agnelli con queste sue manie religiose, le icone, vestita da suora, eccetera, con la voce narrante che è quella di Ginevra, che parla della sua famiglia, dei suoi fratelli, insomma, che dice: prima mia madre faceva la pittrice, adesso fa la suora, e la vedete di fatti vestita così, suora ortodossa, perché lei è di religione greco-ortodossa. Ma tornando a quello che dicevi tu, Stefania, prima, pensate qual è la altissima considerazione che ha, ad esempio, Ginevra Elkann di suo padre. Sapete chi ha scelto come attore per raffigurare suo padre? Riccardo Scamarcio. Voi guardate quel film e vedete com'è Riccardo Scamarcio che interpreta la parte di Alan Elkann. Quello che dice: ah, non ho i soldi, devo andare a prendere un assegno perché la produzione vuole produrre il film di cui io sono autore, che ho scritto. Naturalmente la produzione ha bocciato quel film e lui torna senza assegno, non può portare in vacanza i figli, si dimentica di seguire le istruzioni dei figli che passano le vacanze con lui, e quindi di fare l'iniezione a Lapo, che è sempre stato l'anello debole della famiglia anche dal punto di vista della salute. Vedete i rapporti con Margherita, guardatelo, perché è un film molto 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 istruttivo, che vi consentirà di capire la psicologia, lo stato d'animo di Ginevra Elkann, così diversa nella mente dai suoi fratelli. Per esempio, Ginevra Elkann è convinta che sua madre e suo padre torneranno insieme un giorno perché si amano ancora, cosa paradossale, ma lei lo pensa, e quindi è bella quel tipo di illusione che ha una figlia nei confronti del padre e della madre che si sono separati, che hanno divorziato. Guardate come viene raffigurata Margherita Agnelli, proprio come una cosa incredibile.
guardate come viene raffigurato l'Apo, guardate come viene raffigurato John, che è quello che deve badare a questi due fratelli minori, deve fare la puntura all'Apo perché sennò gli viene una crisi, e sono quelli che soccorrono l'Apo quando si arrampica su un tetto e precipita, perché poverino è lì con i capelli rossi. Cioè è proprio, guardatelo quel film, ma guardate soprattutto che considerazione ha Ginevra Elkann di suo padre. Lo raffigura attraverso Scamarcio. Ora, guardate che è una presa per il culo gigantesca, eh? Cioè, guardate che raffigurare il proprio padre e facendolo interpretare da Scamarcio, e che Scamarcio, perché dovete vederlo, il film si chiama Magari, nelle sale non lo trovate, fate bene a risparmiare anche quei 7-8 euro, non so, a parte su Chiusi Cinema, guardatelo su Rai Play o su... Sì, ma guardatelo, guardatelo, passate un'ora e mezza increduli, dite ma no, è possibile, guardatelo perché va guardato, perché una figlia che fa un film sulla sua famiglia, fa un film sui suoi fratelli, su suo padre, su sua madre, è una roba da vedere, perché vi aiuta a capire molte cose. Allora direte, ma non è Moncalvo che scrive questi libri, perché se anche la figlia di Margherita Agnelli e di Alain Elkann ha fatto un film in cui raffigura queste cose, io invece le ho raffigurate non con cose di fantasia come si succede in un film, ma con documenti, carte, eccetera, nei miei tre libri Agnelli Segreti, Lupi e gli Agnelli e Caracciolo, che ve lo ripeto, li trovate solo su www.gigimoncalvo.it. Ebbene, se l'ha fatto Ginevra Elkann, ma ragazzi, c'è proprio da dire, ma questi sono una famiglia di svitati, questi sono una famiglia di svitati, ma guardatelo, guardatelo, vi prego, guardatelo specialmente nei 20 minuti iniziali, andrò a cercare la prima scena, sì, sì, nel tempio con la cosa, che il tempio greco-ortodosso, a lei nel can con la faccia da pesce lesso che non sa neanche recitare, guardatevi Margherita Agnelli come viene raffigurata, con che abiti, con che tipo di cose, che poi si sente male, che... guardatelo, guardate Ginevra come viene raffigurata, ma soprattutto guardate Lapo e John, perché erano così, e quindi gli rimane, voi capirete attraverso il tipo di infanzia che hanno avuto, il tipo di non famiglia che hanno avuto per colpa di entrambi i genitori, lo vedrete, perché dobbiamo parlarci chiaro, Margherita Agnelli, non per difenderla, ma si è trovata con questi tre figli, fatti con un uomo a proposito del quale Gianni Agnelli ha detto, e questo è contenuto in un libro di chi organizzava il famoso, ve lo ricordate, quel premio letterario Grinzane Cavour, che era finanziato dalla regione attraverso la presidente del PD della regione, questo qui poi venne arrestato, aveva malmenato il suo domestico, eccetera, e nel libro che ha scritto le sue memorie dice, a proposito di Alain Elkann che veniva a scroccare, chiedeva i biglietti aerei per andare negli Stati Uniti pur di garantire la sua presenza, pensate alla presenza di Elkann, quanta folla richiama, dice, mi ricordo a questo proposito, perché questo qui si è tolto molti sassolini dalla scarpa dopo che l'hanno arrestato, gli hanno girato tutte le spalle, tutto il mondo intellettuale che scroccava da lui cene, pranzi, tartufi, dotazioni di Barolo dannata, eccetera, da portare a casa. Dice, mi ricordo quando l'avvocato Agnelli, a proposito del suo primo genero, diceva, pensare che gli ebrei sono tutti intelligenti, è davvero strano che mia figlia abbia sposato l'unico coglione che c'è in circolazione. Ecco, questa qui era quella frase che l'avvocato Agnelli aveva detto a proposito di suo genero Alain Elkann, riferite da questo promotore del premio Grinzane Cavour, che aveva avuto a che fare per molte ragioni con questo Elkann. Ma voi vi dovete guardare assolutamente, approfittate del Covid per farvi una cultura agnellesca, comprando i miei libri e soprattutto guardandovi questo Magari su Rai Play, riconoscendo i personaggi, facendovi delle sonore risate che fanno bene in questo periodo, fanno bene. Poi vi leggete l'intervista di Lapo sul Corriere e a quel punto lì dite, ma ragazzi, i più normali siamo proprio noi,
Ci avremo meno soldi, ma non siamo così sbulonati, squinternati e depravati, perché la cocaina fa male, non c'è rehab, non c'è infermiera portoghese, non c'è fondazione, non c'è nulla che possa rimettere a posto i neuroni che sono stati spappolati da anni e da giorni e che continuamente lo sono. Di uso l'avranno anche purissima, l'avranno anche buonissima, l'avranno anche di prima qualità perché possono permettersela e pagarsela, ma sicuramente il neurone non va a posto con nessuna cura, né da muccioli né tantomeno nel rehab o con la riabilitatrice portoghese. Ecco. Il neurone si scassa e basta. Il neurone si scassa, ve l'ho detto un'altra volta. La miscela, la bomba che è stata innescata in questi anni nel mondo politico, nel mondo industriale, nel mondo finanziario, eccetera, è il miscuglio micidiale cocaina and minorenni. Questo miscuglio minorenni, sesso maschile o femminile, non importa. Questo miscuglio ha creato una miscela esplosiva che fa danni, farà sempre più danni, fa generazioni. Vedete, negli Stati Uniti hanno combattuto per la presidenza uno di 74 anni e uno di 77 anni. Perché? Perché tutta la generazione precedente c'ha il neurone spappolato. C'ha il neurone spappolato. E quindi col neurone spappolato, con delle storie di droghe di minorenni, ma cioè ormai ogni cittadino americano di un certo livello di reddito e di un certo status sociale ed economico, sia che si tratti di un grande avvocato, sia che si tratti di Kissinger, sia che si tratti, ha nel suo passato degli scheletri tali che uno non può candidarsi perché tirano fuori tutto, perché bene che vadano già cominciato nel college ubriacandosi, quindi hanno nella loro fedina penale guida in stato di ebbrezza, oppure consumo di droga al college o nel campus universitario, stupro di compagna di università o di minorenne. Cioè tutti sono passati. Uno che ha 16, 17, 18 anni, in America la patente c'è stata a 16 anni, come in Florida, uno che ha un certo status sociale, a 16 anni ha combinato qualcosa, o la guida in stato di ebbrezza, o l'uso di sostanze stupefacenti, o lo stupro di qualche ragazza, o la violenza nei confronti di un compagno di collegio, non lo so, prendetelo. Quindi tutta quella è una generazione macchiata e che ha la fedina penale sporcata e che quindi non può minimamente candidarsi alle elezioni. Perché? Perché ci sono queste cose che comunque pesano, no? Per uno che vuol diventare presidente degli Stati Uniti, ma figuriamoci se Trump non ha mai pipato, se Trump non lo so, comunque sia, ecco. Io avrei votato per Trump, ve lo dico chiaramente. L'altro è proprio l'emblema di uno che è nelle mani di qualche potentato economico. L'altro non ha la faccia di uno che decide da solo, l'altro ha la faccia di uno che deve ubbidire, che deve mettere la firma, che gli preparano tutto fatto. Ha pure la faccia di uno che, se diventa presidente degli Stati, no, ma non dura più di 5 mesi, perché a parte che ha fatto delle figuracce, perché ha fatto, io ho visto delle cose direttamente dagli Stati Uniti, le vedevo tramite internet, ha fatto delle gaffe paurose, praticamente presentava sua nipote e si sbagliava e la dava per il figlio morto, insomma, cioè ha detto delle cose, insomma, ha fatto delle gaffe che, cioè, si capisce che lì è l'età che ormai proprio non regge più, per cui insomma io non credo neanche che lui possa durare più di 5 mesi, insomma. In realtà quella che spaventa è quella che c'è dietro, insomma. È la vice che deve, cioè, è lei che facevano deve prima paura. Candidare una donna avrebbero fatto più bella figura, direttamente eletta dalle urne. Poi dopo anche dopo quello che è uscito fuori, in realtà, diciamo, anche da questo famoso
PC abbandonato dal figlio, dove insomma si sono trovati, insomma stanno tirando fuori un sacco di cose, diciamo, dall'hard disk di questo portatile che lui aveva lasciato in questo negozio per mesi. Alla fine il negoziante si è insospettito, ha chiamato l'FBI e ha detto: venitevi a prendervi sta cosa, sta hard disk, perché ci stanno delle cose che sono compromettenti, io non le voglio avere più in negozio, insomma, perché lì c'è la legge che dopo 90 giorni, se tu non ritiri, diciamo, l'apparecchio, diventa di proprietà del riparatore, diciamo. Il riparatore voleva levarsi, diciamo, questo PC dalle scatole. Dentro ci stanno email, dentro ci stanno conversazioni, dentro ci stanno fotografie del figlio di Biden che pippa, che prende crack. Ci sono anche foto, diciamo, con minorenni cinesi. E questa cosa, diciamo, in America è uscita, diciamo, già dopo pochi giorni, perché poi alla fine questo qui si è rivolto a Rudolph Giuliani, e Giuliani sta pubblicando praticamente tutto, insomma, quindi c'è anche il rischio di un impeachment del presidente, insomma, perché il figlio, appunto, dentro questo PC ha conservato tutta questa documentazione, in più tutte le trattative che ha avuto sia con la Cina e anche, se non ricordo male, con l'Ucraina. Poi magari mi corregge Stefania L'Ucraina. Esatto. Con l'Ucraina, ma soprattutto quindi... io mi immagino come farà Saviano quando Saviano gliel'avete detto queste cose a Saviano, perché in Italia è contento solo Saviano che abbia perso Trump. Cioè, qui è il classico caso che la gente ormai va a votare non per qualcuno, ma contro qualcuno. Trump ha perso, se ha perso, perché hanno votato anche lì, vedete i sondaggi, quindi ancora non si sa bene. Di distacco c'erano e sono lì, cioè qui questi sono tutte robe, altro che voti truccati, fake news, eccetera. Bisogna che però con qualcuno glielo spieghi a Saviano queste cose, perché a Saviano e a Repubblica bisogna spiegarglielo questo tipo di cose, altrimenti vivono nell'incertezza ancora. Bah, vedremo un po' come va a finire. Non so se Stefania ha qualche altra domanda. Per me, diciamo, insomma, possiamo anche chiudere qua, insomma, questa sera. Poi non lo so, se avete altre cose da aggiungere, potete andare avanti quanto volete. Allora, io volevo leggere le parti, sono soltanto alcune frasi, quindi è una cosa brevissima, di questa intervista, dove quelle proprio le parti specifiche in cui lui parla della madre, per far capire agli ascoltatori proprio il tono che utilizza l'Apo, oppure se vuoi leggerle, non so se ce l'hai adesso lì sotto mano, Gigi, no, se vuoi leggerle. Leggile tu, se no okay. Le leggo ironizzando, se no io le leggo ironizzando e le recito più che leggerle, ma leggile tu, che così è più giornalisticamente affidabile la cosa, sennò poi vi dicono che io ce l'ho con questi, con quest'altro. Leggile tu, sono più contento, credimi. Allora, Lapo dice: ci sono stati percorsi durissimi di sofferenza. Un figlio che affronta le conseguenze di scelte irragionevoli e incomprensibili di una madre ne soffre. Non conosco un figlio che non ne soffrirebbe. Ma questo non è il luogo per parlarne, ci sono persone che se ne stanno occupando, perché purtroppo non è possibile dialogare con mia madre, avendoci io provato un milione di volte addirittura. E l'intervistatrice chiede: parla delle guerre sull'eredità di famiglia? E lui: sono cose che si affrontano nelle sedi preposte, per scelta sua, per scelta intende di Margherita. Ancora l'intervistatrice chiede: questo rapporto difficile fa più male ora o faceva più male da bambino? E Lapo risponde: fortunatamente o molto tristemente mi ci sono abituato. Ho dovuto imparare a proteggermi, ci convivo accettandolo. Mi rendo conto, attenzione a questa frase, che mia madre ha visioni contorte e illogiche di come stanno i fatti.
E poi di nuovo, qual è il problema di fondo con sua madre? E lui fa quella pausa, quel silenzio di cui avevamo parlato prima, e poi risponde: in primis, io non sono in grado di capire e capire che infanzia ha avuto, ma ho capito con tristezza che è autodistruttiva e autolesionista e fa prevalere cose che io non farei prevalere su quello che dovrebbe essere una famiglia, perché insomma Lapo è questo grande valore dell'esperienza, come abbiamo detto prima. Sì, ma lui è proprio la famiglia prima tutto, la famiglia. Poi continua: lei ha diviso la famiglia in due. Lei l'ha divisa, Margherita Agnelli, secondo Lapo, ha diviso la famiglia in due. Nel futuro amerei che non ci fossero battaglie, ma le vuole lei, e se c'è da difendersi ci difenderemo. È una scelta sua e io me ne rammarico. Allora, e qui conclude, diciamo, la parte, poi passa ad altro. Però è un tono molto... Ora, è vero che noi leggiamo solo le parole scritte riportate dalla giornalista, ma comunque, insomma, si capisce il tono. È un tono veramente duro nei confronti di una madre che, insomma... ma poi soprattutto le parole che vengono utilizzate, quando dice che ha visioni contorte e illogiche di come stanno i fatti, quindi è lei che ha queste visioni, è tutto nella sua testa, è tutto nella testa di Margherita Agnelli, non esiste tutta la documentazione anche che è stata riportata da Gigi nei suoi libri, non esiste, è tutto nella mente di Margherita Agnelli. Le dà della visionaria proprio, insomma, la fa passare per una visionaria. Sì. Allora, vedete, Lapo vuole assumersi un ruolo che non può avere, non è in grado di avere, quel plurale maiestatis che lui usa: noi combatteremo, noi faremo di tutto, eccetera. Lui sta cercando, Lapo sa che c'è suo fratello che è fortemente incazzato perché la madre non vuole fare una tregua, ma la madre fa bene a non fare una tregua, perché la madre parte da questo concetto. Allora, è morta mia madre Marella, tua nonna Marella, ha lasciato tutto a te pur avendo 8 nipoti, quindi ha fatto conto di avere un solo nipote, te, incaricandoti di dare una fettina, qualche briciola della grande torta anche a tua sorella e a tuo fratello, a Lapo e a... ma si è completamente dimenticata di avere altri 5 nipoti, sangue del suo sangue, i figli del mio secondo matrimonio. Bene, mia madre non ha mai avuto, fino alla morte dell'avvocato Agnelli nel 2003, non ha mai avuto un patrimonio suo, non ha mai avuto delle ricchezze della famiglia Caracciolo, non ha mai avuto dei soldi suoi. All'improvviso, dopo che muore suo marito, Marella diventa una delle donne più ricche del mondo. Ha fatto la brava per un anno, ha fatto finta di cedere alle richieste della figlia, ha mollato un po' di bricio alle figlie, ma poi ha cominciato a godersi tutto un mare di denaro e di lingotti d'oro che Gianni Agnelli le aveva lasciato. Quindi il ragionamento di Margherita è molto semplice. Dice: se mia madre, quando è morta, aveva un patrimonio immenso, come ha fatto a costituirlo, a metterlo insieme negli ultimi anni? Punto interrogativo. Evidentemente la risposta è semplice: poiché ha imbertato, ha nascosto, si è appropriata, mi ha derubato della parte più gigantesca, più cospicua del patrimonio di Gianni Agnelli, di mio padre, e quindi l'ha portata via a me, che ero l'altra legittima erede. Adesso lei chiede a suo figlio John: mi devi dare la metà di questo denaro, perché non è tuo, perché tu lo hai avuto da mia madre quando ancora lei era viva, alle mie spalle, pugnalandomi alle mie spalle.
Allora, se non vuoi darmi questa metà di denaro, ivi compreso tutti i lingotti d'oro messi insieme dal vecchio nonno, il fondatore della Fiat, e depositati al Depot Franc, al deposito franco dogana dell'aeroporto di Quan Tren a Ginevra, se tu non vuoi darmi questi soldi, io vado avanti nella mia causa che ho già iniziato quando la nonna era ancora viva presso il tribunale di Ginevra, affinché venga annullato l'accordo fatto nel 2004, in cui mi accontentavo di una parte esigua del patrimonio, ma soprattutto chiedo che venga annullata la parte che riguarda le quote della vicenda, le azioni della comandita, della Exxon e di tutte le altre società. Quindi con questa azione che cosa teme della propria madre? Che cosa teme John? Teme che venga ridiscussa e messa in forza la governance di tutto il gruppo FCA, Exor, eccetera. Questa sarebbe una cosa per lui deleteria, perché porterebbe a un sconquasso gigantesco. Pensate quanto perderebbe il titolo in borsa, pensate nel mondo finanziario che tipo di credibilità verrebbe ad avere John Elkann, pari a zero, avendo sua madre che dice di essere stata fregata dal figlio che l'ha pugnalata alle spalle. Quindi John Elkann ha il terrore di questa causa di sua madre. Ha il terrore, ma non vuole cedere su niente. Non vuole cedere su niente, preferisce arricchire gli altri dei parenti, neanche il fratello o la sorella, gli altri parenti, piuttosto che mollare qualcosa ai suoi cinque fratellastri e alla sorellastra che vive poverina in Georgia, a Tbilisi, quasi in semipovertà, con i due figli portati via da sua madre. Ecco, questo qui è il nocciolo della questione. E quindi qui non ci dorme di notte John Elkann su questa cosa, non ci dorme di notte. Diciamo che la madre non ha moltissime probabilità di veder annullare quegli accordi firmati nel 2004. Perché non ha moltissima probabilità? Perché è facile chiedere l'annullamento di quegli accordi, perché sono stati fatti quando la Fiat era a pezzi sull'orlo della bancarotta. Adesso tu non puoi... Adesso che FCA va bene, che incassa dei soldi, che ha fatto delle fusioni, che ha molto denaro in pancia, non puoi, dici, ci ho ripensato, voglio indietro le mie azioni, le mie quote della dicembre, le azioni della comandita, eccetera. No, ci dovevi pensare prima. E c'è un esercizio che si chiama divieto di abuso del diritto, che ti impedisce di utilizzare degli strumenti giuridici dopo un certo periodo che è cambiata la situazione, dopo un certo periodo che è passato da quando tu quegli accordi avevi firmato. Se eri soddisfatto allora, puoi ripensarci poi, non è passato un anno, non sono passati due anni, dal 2004 sono passati 16 anni e tu hai accettato di farti dare una cosa che quel momento valeva 100 e oggi vale 100.000. Vale 100.000, quindi grazie, anch'io chiederei di rivedere degli accordi firmati anni prima nel momento in cui cambia una situazione, però lei ha delle prove in mano, ma soprattutto questo legame familiare deve valere non solo per lei nei confronti dei figli, ma deve valere anche da parte dei figli, specialmente del primo e del secondo figlio, cioè Gione Lapo, nei confronti suoi. Se invece le danno questi sberloni, è chiaro che Lapo è uscito fuori con questa intervista contro la madre per far vedere che lui tiene, terrà sempre per suo fratello, dice, vorrei vedere quello che ti paga le spese, vorrei vedere, e quello che ti mantiene, vorrei vedere. Ma John non ha bisogno di uno che dica pubblicamente che c'è in pista questa roba qua ancora, mentre tutti pensano sia chiusa e finita. Questa roba qua è in pista e sarà in pista ancora per a lungo, perché c'è questa causa al Tribunale di Ginevra in cui Margherita chiede la dichiarazione di non di annullamento, ma di nullità, che sono due cose diverse, di nullità degli accordi firmati nel 2004. Quindi pensa un po' che tipo di vertenza è questa qui. E Lapo, invece di tacere, vuol far vedere che lui è il defensor fidei, l'alfiere della famiglia,
contro l'usurpatrice, gli usurpatori sono loro. E se volete poi ne parliamo altre volte di che cosa hanno fatto a Margherita questi qua, certo, di cosa certo. Le hanno portato via quando erano dal notaio. Gabetti si alza e se ne va sbattendo dei fogli in faccia alla figlia di Agnelli, dicendo lei non è degna di essere figlia di suo padre. Margherita guarda indignata verso John, pensando adesso mio figlio mi difenderà di fronte alle parole e alle villanerie di costui. Gabetti si alza, infila il cappotto, sbatte la porta e se ne va. E John, lo sapete come ha reagito? Secondo voi ha difeso la madre? Ha espresso solidarietà a sua madre? No, si è alzato e se n'è andato per rincorrere Gabetti sulle scale. Per rincorrere Gabetti sulle scale e dirgli non si offenda, cosa vuole, quella è matta, quella vuole solo dei soldi. Ecco, una madre che assiste a questa cosa, hai voglia, no? Doveva pensarci, cioè, Lapo, leggeremo anche le frasi di Lapo dette allora a quei tempi, quando disse io ho avuto solo una madre nella vita, da Jan von Fürstenberg. Poi vedremo anche chi è da Jan von Fürstenberg, così almeno è utile capire. Certo. L'educazione kissingeriana, l'esempio kissingeriano a che cosa ha portato. Benone, ok. Allora, grazie. Detto questo, io direi insomma che ci possiamo salutare per questa sera e poi insomma proseguiremo questi racconti, perché sono sicuramente interessanti, insomma, e poi comunque ci aiutano sempre di più a capire anche un po' quanto ancora sì, questa... Tenete presente che il 15 novembre, quindi esattamente tra 10 giorni, sì. È il 20° anniversario della morte di Edoardo Agnelli. Uh-huh. Di lui non ne ha parlato. Avete visto l'APS, la fondazione l'APS? Avete mai letto un tweet che ricorda suo zio? Avete mai letto voi un tweet di l'APS che ricorda suo zio? Vabbè. Non ci risulta. Non grazie. Non ci risulta. Ok, buona Gigi. Serata. Buona serata anche a te. Grazie ancora. Un saluto a tutti. Ciao Stefania. Ciao, ciao, ciao a tutti. Arrivederci. Grazie. Ciao Gigi. Ciao, ciao. Ciao. Allora Stefania, concludiamo anche questa sera. Abbiamo avuto Gigi, in realtà noi avevamo anche un altro programma, no, per stasera, quindi possiamo anche magari dirlo. Che dici? Sì, infatti non era previsto, alla fine ne è saltata fuori una puntata completa come quella della settimana scorsa. In realtà era prevista soltanto la parte, la rubrica, quella un po' più breve, e poi invece comunque si è sviluppata per tutta la puntata, perché in effetti avevamo pensato di fare una puntata sulle elezioni americane, sì. Visto che il 3 novembre c'era l'Election Day e comunque adesso c'è questa incertezza, no? Non si sa ancora bene che cosa è successo, poi c'è Trump che ha già annunciato e ha già anche fatto dei ricorsi proprio per i presunti, io direi quasi certi, brogli elettorali, sì. e quindi l'idea iniziale era quella di fare una puntata proprio sulle elezioni americane, ma non solo come commento, diciamo, dei risultati delle elezioni, ma anche parlandone in modo un po' più ampio, cioè parlando per esempio del ruolo di Trump, di come cambierebbe o cambierà l'equilibrio mondiale, internazionale, insomma facendo un discorso molto più ampio. E gli ospiti dovevano essere Piero Camerinesi, sì. E Umberto Pascali, che forse molti di voi conoscono perché molti comunque seguono anche altri canali di controinformazione, quindi l'ex Pandora TV, ora La Casa del Sole, e poi insomma anche altri canali. E Umberto Pascali è proprio un collaboratore della Casa del Sole, è diciamo il corrispondente da Washington per il canale La Casa del Sole, e la particolarità era proprio questa, cioè il fatto di avere lui
come ospite, che ci raccontava direttamente dagli Stati Uniti che cosa sta succedendo, perché tra l'altro pare che proprio questa situazione di incertezza e di frodi elettorali stia portando anche a delle manifestazioni o comunque delle tensioni tra la popolazione, perché mi diceva proprio stamattina Umberto che molti stanno capendo che cosa sta succedendo, quindi molti anche proprio del popolo americano stanno capendo qual è la reale situazione che c'è dietro a tutto questo. Io tra parentesi seguivo ieri da InfoWars dal canale, diciamo, di Alex Jones, insomma, sapete poi chi è, più o meno voi che come noi, insomma, ormai seguite un certo tipo di informazione, è sempre una persona da prendere con le molle, chiaramente, però diciamo registravano abbastanza bene il polso della situazione. Si vedevano per esempio dei filmati in alcune città americane dove addirittura stavano mettendo le barricate davanti ai negozi per paura di scontri e di saccheggi, insomma, quindi stavano cercando già di approntare delle misure, diciamo, di sicurezza, insomma, per quello che potevano fare. Per cui sicuramente non c'è un clima molto, molto facile in alcune zone, diciamo, in alcuni stati degli Stati Uniti. Sì, infatti penso che sarà così per un bel po' di giorni, se non anche settimane, perché ora non si sa quando si scioglierà questa situazione, sì. Perché sì, può darsi anche che oggi o domani proclameranno la vittoria di Biden, perché si sta andando, sembrerebbe, in questa direzione, ma c'è sempre il problema, appunto, che c'è questo conteggio dei voti, specialmente quelli arrivati per posta, dove insomma ormai si è capito che c'è qualcosa che non torna, di strano che sta accadendo. Sì, sì. Beh, c'erano queste strane curve. C'erano queste strane curve, vedevo ieri del Wisconsin, se non sbaglio, che erano particolarmente bizzarre, insomma, cioè, poi questo voto strano di notte, gente che ha votato di notte quando ormai non si doveva votare più, non ci si è capito un granché, insomma, di che cavolo sia successo lì, insomma. Sì, e pare che appunto questa situazione comunque andrà avanti ancora per un bel po', infatti, quindi è per questo, diciamo, che l'idea. Sì, l'idea infatti era questa, di fare una puntata proprio dedicata alle elezioni, ma poi abbiamo deciso con Piero e con Umberto di non farla, proprio per questa incertezza che c'è, questa situazione in cui ancora non c'è un risultato stabile, quindi rischierebbe di essere una puntata tipo maratona mentana o cose, sì, del genere, che non genere, servono, insomma, poi a niente, perché poi non portano a niente, no, a nessun risultato. Infatti abbiamo preferito rimandare. Sì, abbiamo preferito rimandare e quindi non commentare a caldo questa situazione, ma farlo probabilmente la prossima settimana. Adesso vedremo che cosa succederà in questi giorni, ma probabilmente sarà la prossima settimana, quindi ci saranno questi due ospiti e vedremo come si sviluppa questa situazione. Va bene, ok. Allora, detto questo, insomma, vi diamo quindi appuntamento a giovedì prossimo e insomma, vediamo un po' se faremo magari questa trasmissione qui, insomma, sperando che giovedì tutti quanti, insomma, possiamo avere delle notizie un po' più certe, diciamo, un po' più sicure e anche sulle quali, diciamo, poter ragionare meglio, insomma, perché così si sarebbero fatti solamente troppi discorsi aleatori, diciamo così, ecco. Sì, si rischia di dire una cosa adesso e poi fra due ore già lo scenario è completamente cambiato. Comunque, per chi volesse
invece seguire anche un po', non dico proprio in tempo reale, perché ora non so se stanno facendo ancora degli speciali. Comunque, per esempio, ieri sera proprio la Casa del Sole ha fatto una diretta in cui c'era anche, tra l'altro, Umberto Pascali, collegato da Washington, c'era Massimo Mazzucco e non mi ricordo chi altro. Comunque, insomma, chi fosse interessato, ci sono comunque altri canali, certo, appunto, di controinformazione che seguono in modo, ecco, magari più in modo più presente, ecco. Sì. sono più giornalieri rispetto a noi che siamo settimanali, insomma, questo è proprio sicuro. Va bene. Ok, allora, detto questo, io auguro la buonanotte a te, Stefania, e a tutti quanti i nostri cari ascoltatori, e chiaramente do appuntamento a giovedì prossimo, insomma, sempre qui con noi. Buonanotte, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, e io vi lascio in compagnia di un bel brano di Marianne Faithfull. Questo brano si intitola Intrigue. Buonanotte ancora.